Ah. Hello. Salve. Hello. Come va, gente? Oggi giochiamo a la la mod di Twitch di The Binding of Isaac. Prima che giochiamo oggi? Wolfery, Prime per 84 mesi, sera a tutti. Hai saputo della collab tra Pokémon X Pokémon X Van Gogh? By the way, le opere sono bellissime e anche il merchandising. Sì, ho visto, ho saputo che c'è anche stato un mega casino perché erano underpreparati a quanta gente sarebbe passata, ma... Ok. Grave rilasciando il multiplayer per Isaac. Ho visto qualcosina nel guardo, ma non so bene cosa si tratti. Va bene. Non so se ci giocherò mai, quindi qualsiasi cosa va bene. Crama, tu cosa usi per emulare? Dipende dalla console. Non esiste l'emulatore interstellare galattico che emula tutto. Nicola Super, grazie per i 17 mesi. Twitch mi dice di farti sapere che è il mio mesiversario 17, quindi te lo faccio sapere. Grazie mille. E Zack Pock, grazie per la prima volta. Benvenuto. Thank you. Secondo te una prediction oggi... Ha senso una prediction oggi? Riusciamo ad ucciderlo nei primi tre piani? No. Secondo me prediction sono sbagliate quando voi potete manipolare il gioco. Non hanno senso in quel caso lì. Comunque, oggi giochiamo alla mod di Twitch di The Binding of Isaac, dove voi potrete scrivere attraverso la capacità di scrivere in chat, manipolare la mia partita, facendomi ottenere oggetti, facendomi imprevisti nella mappa, facendo casini vari, in generale manipolando il gioco. Sarà molto facile capire come funziona, non ci vorrà niente, poi si parla meglio riguardo al tutto. Dovrebbe funzionare, perché ho testato oggi, ma come sempre se non funziona, cacca culo, ok? Suppongo non funziona il cellulare, vero? Dovrebbe funzionare, basta scrivere in chat 1, 2, 3. Cioè, basta che fate questo, se potete fare questo, potete partecipare. Non nel senso che se lo scrivete adesso potete partecipare, nel senso che se avete... Ok. Li so fare tutti, però non si cogliamo. Bravissimo. Comunque oggi ho registrato il video di Unity. Ci vorrà un po' prima che appunto esca, perché Sora adesso sta lavorando a Mario e poi si metterà a lavorare a Unity. Però l'ho registrato oggi. Arriverà. Quanto è lungo? Vabbè, la registrazione non significa quanto è lungo. L'ho registrato per un'ora e un quarto, ma il video sarà di 30 minuti massimo. Con il fatto che devo leggere un copione, non leggendolo, ma recitandolo.
L'altro giorno a Fro, probabilmente lo sa come cosa. Fro ha deciso di regalarmi una carta, non so per quale motivo. Ha detto, non me ne faccio niente, la vuoi te? Oh, ok. E mi ha dato il Ninetales di 151 fighissimo. No, di, non di 151, di ossidiana infuocata. E adesso c'ho questo. Grazie, Fro. Quello è molto bello come, come artwork, è molto molto bello per me. Beh, grazie, il Prime 20 mesi. Letteralmente mostrate adesso che sto recuperando bianco. Perfetto. Anche lo starter è migliore di bianco e nero di quinta gen lui, quindi... Non che ci voglia molto a scegliere Serperio. È un po' la scelta no-brainer. Come on, che prendi? Emboar, che schifo. Samurott, che schifo. Serperio, ci sta. Riccardo Camarotto, grazie per Prime 26 mesi. La prima brr è così fredda. Credo abbia bisogno di una sciarpa. Ok. Non è vero, Samurott Gang Rise Up. Sapete che a me non piace Samurott. Ancora comunque mi fa ridere all'epoca quando ho fatto il valuto tutti i Pokémon di quinta gen. Avevo detto che Samurott non mi piaceva e tutte le persone mi hanno risposto: no, è perché non conosci il concept di Samurott. Se conoscessi il concept di Samurott ti piacerebbe. Mi sono detto, boh, forse non so qual è, vado a controllare. Deve sembrare un samurai. Ok, è peggio che prima. Il sapere il concept non fa piacere ancora di meno. Quanto manca per finire l'album? Credo 8 slot adesso. Credo. 7-6. Siamo molto vicini alla fine. Tipo Sprizzi, dottore della peste. Sì, Sprizzi e la sua evoluzione hanno dei concept che effettivamente nel design funzionano molto male. Qual è il tuo stato base preferito? Il mio Raul. Ah, stadio base? Oh. Ce ne sono molti di belli. Raul è top tier. Non ne ho idea, non ci ho mai pensato. Ginkokite, 30 mesi con Prime. Oggi sono 30 mesi con il numero atomico dello zinco. Il nome deriva dal tedesco zinke, ovvero appuntito, dalla formazione dei suoi cristalli, e si pensa che gli abbia dato questo nome Paracelso medico. Non so cosa significa. Alchimista e astrologo tedesco del Rinascimento. Sebbene lo zinco fosse usato dagli antichi greci romani, non era comune come il ferro o il rame, probabilmente perché l'elemento evapora facilmente. Le migliori fonti di zinco per la dieta umana sono le ostriche e la cioccolata fondente. Pog. Cosa mi serve lo zinco a me? Eh? Cosa mi fa lo zinco? Mi rende più forte? Mi rende più bello, alto, intelligente e umile? Eh? Cosa mi fa? Kiki Mishushu, grazie per 19 mesi. Scioglio da parte del mio cane. Thank you. Allora, quanto tempo abbiamo? Abbiamo 15 minuti. Gente, siamo tornati. Siamo tornati a... l'angolo di Gravier che guarda cose in quanto ha finito di utilizzare Reddit, visto che non ci sono più le applicazioni di terze parti sul telefono, e quindi ora ha più tempo per recuperarsi vari media. Siamo tornati. Nuovo appuntamento. Oltre alla settimana scorsa che abbiamo parlato di Komi-san, perché mi sono recuperato tutto Komi-san, mi sono guardato, ve l'avevo accennato, mi sono recuperato tutte le stagioni della serie TV dello show di Cuphead. Mi sono guardato tutti gli episodi dello show di Cuphead su Netflix, perché ero curioso da un sacco di tempo, volevo qualcosa di leggero comunque da guardare sottofondo, e mi sono guardato quindi tutto lo show di Cuphead, visto che molte persone comunque me lo consigliavano. Ed è... bello. Non è incredibile, non è pazzesco, ma è bello. È un classico, diciamo, Saturday Morning Cartoon con episodi singoli,
la maggior parte del tempo non c'è una narrativa che viene portata avanti tra un episodio e l'altro alla mo' di serie TV, come, non lo so, serie TV con narrative continue. È più un fill another week, non so come si chiama, qual è il termine corretto, roba del genere. A episodi singoli non c'è una narrativa gigantesca che viene portata avanti tutto il tempo. Ha comunque narrativa e alcuni episodi che sono collegati uno con l'altro, ma è chiaramente indirizzato come cartone più ad un pubblico piccolo, da quello che sembra, perché non cerca di fare niente di troppo interessante per un pubblico adulto. È molto semplice quello che va a trattare, è per un pubblico differente rispetto a quello che sono io, ma riesce comunque a risultare interessante per una persona come me, in quanto da grande fan comunque del mondo animazione e del vecchi film in arte tradizionale, storia di animazione, eccetera eccetera eccetera, è pieno zeppo di reference ed è carissimo da guardare per questa ragione, perché ha episodi che sono organizzati come... qual è un buon esempio? Il cartone di Topolino o di Paperino è, diciamo, secondo quella logica lì non troppo differente, ma poi in mezzo ti ritrovi dei frame, dell'estetica, delle cose che sono delle citazioni super specifiche soltanto per fan a cui piace effettivamente il mondo animazione, che è davvero un sacco particolare. Da tipo un episodio in cui sono all'interno di un cimitero e dai, la reazione dei personaggi che ricorda molto il film di Biancaneve, d'animazione lungo di sempre. Hai un sacco di citazioni comunque a vecchie animazioni Rubber House, hai un sacco di animazioni che vanno a citare un sacco di generi diversi di film. È super interessante da vedere, perché stai guardando un cartone animato normale, carino, simpatico, è fatto bene, fa anche ridere in alcuni casi, e poi dici: quello l'ho già visto da qualche parte, cos'è? Come mai c'è qua dentro? Perché chiaramente c'è un amore gigantesco, un sacco di persone che hanno lavorato allo show che amano profondamente il medium dell'animazione e tutto quello che riguarda, che è molto bello da vedere per questa ragione qua. A livello di narrativa è molto semplice. Gli episodi che trattano effettivamente la piccola narrativa che c'è, che si collegano uno con l'altro, sono carini. Manco quelli singoli, che invece sono un po' più slapstick comedy alla moda di Tom and Jerry, o per me l'esempio massimo che mi viene sempre in mente è Ed, Edd n Eddy, sono comunque divertenti da vedere. Ci sono stati veramente pochissimi episodi che con cui ho fatto me e non erano interessanti. La maggior parte non erano carini ed erano belli da guardare. Dopotutto Cuphead è già pieno di reference su cartoni vari, quindi ha senso, no? Sì, ha assolutamente senso. E in più è fighissimo da guardare, perché hai pure dei mix di background fatti... non so qual è il termine corretto. Ci sono anche in Cuphead base. Sono quei background che non sono disegnati a mano, ma sono quelli tipo con dei modellini 3D particolari. E... che vengono adattati all'interno del cartone in modo perfetto. Cioè, alcune volte me ne rendevo conto dopo che avevo visto l'intera scena e ho detto: aspetta, c'è qualcosa di strano in quella lì. Tornavo indietro e guardavo appunto il fatto che il background era realizzato in quel modo particolare, ma si combacia perfettamente con l'estetica dello show e funziona perfettamente. Davvero molto carino da guardare. L'unica cosa strana che ho riscontrato guardandolo è che ha effettivamente, diciamo, il format da appunto Saturday Morning Cartoon, dove gli episodi durano soltanto 10 minuti. Ma poi a un certo punto, poi da seconda stagione in poi, ogni tanto ci sono episodi che vanno sopra i 10 minuti, ma abbastanza random. L'esempio che mi viene in mente a me è appunto il fatto che mi sto guardando un episodio e ho detto: ah, questo mi sembra più lungo del normale come episodio. Come mai è stato? Perché mi sto annoiando? È perché è effettivamente più lungo? E ho guardato invece essere 10 minuti era 30 minuti e ho detto: perché questi 30 minuti? Cosa è successo? Tutti gli altri sono di 10 e stai di 30. What the fuck? Mi aveva fatto capire che è più per bambini, che al posto inizio del videogioco l'inizio era in un Luna Park. Non posso concordare. Ho capito l'ultima frase, ma non so cosa vuoi dire.
Quindi Cuphead Show carino, lo consiglierei soltanto onestamente alle persone appunto o gli piace quel genere di cartoni iniziati più a un pubblico per bambini, o semplicemente che gli piace effettivamente moltissimo il mondo animazione. Se siete un fan di Cuphead, anche io ho piacere, perché ovviamente è pieno di reference a Cuphead. E la cosa bella è che non è che spammano costantemente reference al videogioco. Cioè, ci sono un sacco di personaggi al videogioco che non sono ancora mai comparsi in 3 stagioni della serie TV. Ma introducono un sacco di altre cose che fanno parte del mondo di Cuphead. E comunque è una versione del mondo di Cuphead differente, perché più indirizzata a un pubblico per bambini, che lo rendono comunque davvero molto carino da guardare. Perché hai nuovi personaggi come la capra, che è l'animale domestico di Cuphead Mugman e Elder Kettle, che è identica alla capra che c'ha Topolino nei vecchi cartoni degli anni 30. Hai nuovi personaggi giunti completamente da zero nella serie. Hai interazioni tra personaggi invece che sono presenti nel videogioco, con una personalità comunque differente, ed è un modo interessante di vederli sotto una luce differente. Molto bello, molto carino. Nulla di rivoluzionario, nulla di incredibile, ma apprezzato all'inizio alla fine. Se c'è una 4ª stagione, me la guardo volentieri. Sì, l'ultima stagione è la 3ª per adesso, ma c'è benissimo spazio per una 4ª. Gravi, hai visto? Credo sia l'annuncio del multiplayer di Isaac. Perché hai scritto così il messaggio? Ciao ciao! È un cartone che farei vedere un ipotetico figlio. Esatto, sì, quello ci starebbe bene come descrizione. Ma se ti piace il mondo animazione, perché non ti guardi qualche anime anche corto? Prima o poi. Q-Bert. Redden, grazie del Prime per la prima volta. Un minuto, thank you. Non te l'ho ringraziato prima perché stavo appunto facendo il discorso. Scusa, non mi mettete in difficoltà. Perché l'ho visto di sfuggita oggi. Sì, credo abbiano annunciato, ma non so niente al riguardo. Fai una live di Reddit? No. Carino. Adesso decidi cosa guardare, perché è da un po' di giorni che non sto leggendo né guardando niente, ma perché sono iper impegnato con mille cose. Appena c'avrò un po' di tempo, che potrebbe essere stavolta tipo novembre, vedo cosa fare e cosa leggermi o guardare. Qual è il tuo manga slash anime preferito in questo momento? Non lo so. È difficile paragonare uno shonen a un seinen. A gennaio esce il ragazzo e l'airone. Quello probabilmente andrò a guardarci, ma sono curioso. Quello lo guardo molto volentieri. C'è ancora un sacco di film da Studio Ghibli che mi devo recuperare, che voglio guardare, ma non ho ancora avuto tempo di farlo. Comunque molto carino a Cuphead. Sto pensando a altre cose dello show particolari, però non mi mente nulla di troppo diverso rispetto a quello che ho già detto. Essendo molto semplice, non è che ho troppissimo da dire al riguardo. È bello. Sì. Il guardare lo show di Cuphead, la più grossa cosa è che da fan di Cuphead mi viene voglia ancora di più di giocare a Cuphead e di vedere un sequel di Cuphead. Però so benissimo che non è realistico nei prossimi 2 o 3 anni, quindi purtroppo la serie TV non gratta il prurito che ha lasciato Cuphead, ma semplicemente mi crea più prurito, perché c'ho più voglia adesso di Cuphead e voglio più Cuphead. Però domanda fuori contesto, ma perché non compro un Xbox? Perché non ho nessuna ragione di comprarla. Tutti i giochi per Xbox sono anche su PC, quindi se devo giocare, gioco da PC. Non aiuta a mitigare la voglia di Cuphead? No, purtroppo no. Esteticamente, forse non ho detto questa cosa, esteticamente è incredibile. Mi piace un sacco l'animazione, come è fatto. Mi piace il disegno dei personaggi, anche se è leggermente diverso rispetto al gioco, funziona perfettamente. Mi piace come sono scritti in generale. Forse alcune volte Cuphead come protagonista è un po' fastidioso, ma perché deve essere il bambino fuori controllo fastidioso, quindi ci sta come cosa. Il mio personaggio preferito della serie è... spoiler, non vi dico chi è. Perché
Compare tipo stagione 2. Bambino che rompe le balle al nonno. Mi piace come sono scritti in generale i personaggi, perché sono tutti un po'... È un adattamento di come venivano scritti e fatti i cartoni animati negli anni 30, ma adattati a un pubblico moderno, dove hai comunque personaggi che si comportano in modo abbastanza fuori di testa, come all'epoca, ma non talmente tanto quanto all'epoca. Cioè adesso nel cartone non vedi gente che fuma, si droga o temi strani, anche razzisti alcune volte, come nei vecchi cartoni. Tipo, non c'è, all'inizio della serie, non c'è Cuphead che va al casinò di Satanasso per giocare a dadi e scommettere l'anima, perché per un pubblico di bambini mostrare un casinò non è ideale. Motivo anche del perché in molti giochi di Pokémon moderni non c'è più il casinò e viene sostituito con altre cose. Ma invece viene sostituito in uno show con un circo. E quindi lui perde l'anima giocando a un gioco del circo. È carino vedere comunque le differenze che sono presenti. Avrà la stessa estetica, all'incirca, stessa estetica dell'epoca, ma con queste differenze qua. È molto interessante. Guarda, ma in che senso controlliamo noi il gioco? Sì, sì, probabilmente ci sarà un casino a un certo punto, ma quello potenzialmente quarta stagione. Dire. Come sarà la tua avventura con il tuo nuovo amico con cui passi il tempo ad assaporare nuovi tipi di acqua? Ah, il nuovo personaggio di Genshin Impact. Sì, il nuovo personaggio di Genshin Impact, per cui abbiamo pullato l'altro giorno, che non l'abbiamo controllato in game perché dobbiamo fare altra roba. Molte delle sue descrizioni dicono che il suo hobby è assaporare l'acqua ed è un grande fan di bere l'acqua. Quindi non mi pento di averlo pullato, dai, non è andata così male. Potrebbe essere un personaggio di cui mi fregava di meno. Secondo te il prossimo lavoro dei fratelli è un DLC, Cuphead 2 o un nuovo EP? Nuovo EP? Quasi un nuovo EP. Penso Cuphead 2. Magnetalia, grazie ai 20 mesi. Un numero tondo, Pog, grazie della compagnia. Thank you, grazie mille. Water Enjoyer. Gravian Reference. Gente, siamo nella nuova regione di Genshin Impact, ci sono Gravian Reference ovunque, non ci posso fare niente. Cioè, sia il personaggio che si chiama Gravian, c'è un personaggio... La cui sua personalità è bere acqua. Cosa ci posso fare? Non ci sono delle mod carine per Cuphead? Non ho mai vista una, onestamente. Non credo che i creatori di Cuphead possano fare un 2 peggiore. Non so cosa significa. Non ho idea di cosa significa. Oggi molti commenti non riesco a capire. Fatemi accendere il gioco e si tappare la roba. Allora, per riassumere cosa facciamo oggi, un 2 peggiore dell'1. Il significato della frase è: non credo che il sequel sarà peggio del primo, che detto più in italiano è: il 2 sarebbe anche meglio del primo. Cosa significa? E cos'è il mio problema? Doppia negazione quando potrebbe essere gente un sì. Fatemi accendere il gioco. Allora, quello che giochiamo oggi è The Binding of Isaac Repentance Twitch Reloaded, se non sbaglio il nome della mod. Twitch Reloaded. Dove? Bam. In The Binding of Isaac Repentance Twitch Reloaded, voi potrete, attraverso semplicemente scrivere dei numeri in chat, votare in cose che mandano a succedere nella partita. Potete, se non sbaglio, farmi ottenere oggetti passivi, oggetti attivi, trinket o imprevisti di ogni tipo. Ho fatto un veloce test stamattina per appunto assicurarmi che funzionasse il gioco e ho incontrato roba che tipo flippava lo schermo, mi invertiva i controlli, rendeva tutto il pavimento lava e quindi creava blocchi che mi facevano male ovunque nella mappa o vari problemi del genere.
avete a disposizione ogni circa minuto, minuto e mezzo, un nuovo sondaggio all'interno del quale votare per modificarmi la run. Il mio obiettivo di oggi sarà semplicemente quello di riuscire effettivamente a finire la run. Vedremo come va. Penso che sarà difficile vincere una singola run se siete cattivi, ma lo andremo a scoprire. Potremmo giocare in Dead God qua. Tanto non è che facciamo checkmark con questa mod. Potremmo andare in Dead God. Niente pronostico oggi, no. Perché potete voi influenzare la run, non ha senso fare un pronostico quando... Cioè, influenzate voi, non ha senso. Non saprei utilizzare un personaggio. Isaac per rimanere su normale, Eden perché mi piace il mio personaggio, o cosa? No, Azel no. Francesco Casale, premio 19 mesi, sarà grave come va. Bello video su Xbox, pieno di informazioni ma leggero da guardare. Consiglio aspettare per un upgrade da serie S a serie X, Yaris culo. Non lo so, perché comunque il leak della nuova console Series X non dovrebbe cambiare niente a livello di potenza. Non si tratta di una console pro, semplicemente non ha il lettore dischi. Però se tu comunque non vuoi utilizzare dischi e non ti interessa, ipotizzo costerà di meno, quindi dipende da te. Se ti interessa upgradare perché sì, ok, puoi forse aspettare, se no... È difficile da dire, non è un upgrade gigantesco da Series S a Series X. Fatto The Fox Creator, parliamo per 6 mesi. Prima d'argento. Buonasera e ciao io. Thank you. Oggi c'è ancora lo sconto degli abbonamenti. Il regalo? Che giorno è? È ancora. Dovrebbe esserci ancora. 30 settembre. Penso che facciamo Isaac perché è proprio standard. Però Eden mi piace. Facciamo Eden. Il personaggio che ti dà più fastidio per il mood. No, il personaggio che mi dà più fastidio muoio dopo 30 secondi. Non credo sia molto interessante. Facciamo Eden. Allora, prima di poter effettivamente iniziare Devo fare una cosa. Ginkgo Kite, grazie per un abbonamento a Nervirin, Axel Live, Vex Johnny, Scary e il Gianni. Thank you. Devo attivare la mod. Ok. Ci sono dei settings pure che potrei andare a modificare, ma non so se ci sarebbe motivo di farlo o meno. Cioè, ho questi setting qua. C'è un sondaggio ogni 45 secondi, un delay ogni 15 secondi, quindi un sondaggio ogni un minuto. Subs, non so che significa. Eventi, item, trinket, order, credo sia il ratio con cui esce la roba. Ok. Subs non so che significa, bits non so che significa, super chat non so cosa significa, hide votes non so cosa significa. Quindi io per adesso lascerei così e non influenzerei molto con questa roba. Credo i subs diventino familiari. Vedremo. Posso anche scegliere la difficoltà di gioco. Easy, scegli il stato chat ti odia. Default dovrebbe essere bilanciato. E crazy, qualsiasi oggetto può comparire in qualsiasi sondaggio. Buona fortuna. Quindi diciamo che gli eventi sono particolarmente difficili e cattivi, ma gli item potrebbero anche essere OP. Io farei, vedo che tutti dite crazy, io farei default. Farei default perché vediamo come va default in modo normale e poi casomai possiamo fare una run in crazy un altro giorno o sempre oggi. Non ha senso iniziare da crazy per me. Iniziamo da default. Ok. Dovrebbe ora funzionare. Sì, la prima la farei più normale. Poi si può fare crazy, ma non subito. Adesso deve comparire qua sotto un sondaggio. Tra 2 secondi. Ok, ora se cliccate 1 o l'oggetto 1. Cioè, cliccate. Se scrivete in chat 1, potete. Ok. Quando uno fa un sub, ottengo il suo nome. Allora, c'ho come familiare? Ora, Brex, grazie al Prime per la prima volta. Benvenuto.
Eccoti. So cosa significa. E potete, se scrivete uno in chat, votate per uno. Due in chat, votate per due. Tre in chat, votate per tre. Scegliete voi cosa darmi. Potete essere cattivi, potete essere buoni. Potete fare la cacca. Oddio. Grazie psicognomo. Grazie psicognomo. Te l'hai regalati. Psicognomo, grazie, grazie 5 sub. Ah, fuck. Ah, ah, ah. Karenna, Mgur, Nerino Ticino, Giuse e poi Yema. E basta, ok. Cosa avete votato? Cosa mi avete dato? Ah, Jacob's Ladder. Buonissimo Jacob's Ladder. Oh, Eutanasia. Buonissimo anche lui. Incredibile sulla partita, ma non so che avete fatto la vita. Cosa avete fatto? Minifish, grazie il Prime per... prima volta, benvenuto. Cosa mi è successo ai cuori? What the fuck? Vabbè. Ho tra l'altro placebo come oggetto attivo. Che è buono, ma non saprei. Ah, cioè, c'è un nuovo poll, votate. Io non vi potrò dire ogni singola volta quando c'è un nuovo poll, dovete votare voi, ok? Stateci attenti voi. Tenete gli occhi aperti. Cosa è Jacob's Ladder? Giusto che ho sbloccato. Se non sbaglio, sì. Madonna, quanti numeri in chat. Comunque, credo basti votare una volta. Non dovete spammare più di una volta. Non serve almeno. Ok. Bombe. Almeno ce l'abbiamo. Aiuto. Ok, cosa avete fatto? Event Parasitic Infection. Cosa significa? Cosa significa? Cosa avete fatto? Cosa mi avete fatto? Che mi avete dato un trinket. Non so cosa avete fatto, però secondo me ho reso fortissimo dandomi 40.000 aiutanti. Che non credo fosse il suo obiettivo. Ipotizzo. Non sa mai. Forse voleva essere particolarmente generoso oggi, ma conoscendolo. Sono un dio. Ah, c'è il nome di uno di voi. Perché il boss ha il nome di uno di voi? Ok. Nice. Che trinket mi avete dato? Non lo so, è una cacca. Molto volentieri anche cane prendo. Super volentieri. Perché c'ho di cuori rotti, però? Come faccio a rimetterli a posto? Non posso. Posso bannare l'utente boss? No. Non bannare gli utenti quando li uccido. Che basti questo? Posso andare giù? Poi adesso casarmi un evento, ok. Non so cosa facesse Parasitic... cazzo in culo. Forse attiva quando prende danno, non ho idea. Andiamo giù. Forse ho tanti poll, forse dovrei diminuirne. Ci sono davvero troppi. Idea di sponsorizzare che oggi è l'ultimo giorno di settembre. L'ho menzionata già prima. Ok, rimangono pure? Minchia, pensavo fossero semplicemente un singolo piano, non per sempre. Non pensavo che venissero creati da un piano all'altro. Saranno... dopo un po' scadranno. Mi sembra impossibile che siano infiniti. Ok, grazie. Ok. C'è roba buona però in giro, se non sbaglio. Ho visto un Rotten Baby, cioè... non so dove sia, ma adesso lo vado a cercare per forza. Scadono tra 30 giorni. True. Vero. Posso concordare. Speriamo che questa sia una pillola buona. Un tira zap sarebbe fuori di testa, incredibile. Perché ne posso avere due. Inutile.
What? Give you half red and one soul heart disappears after 6 uses. Ah, è un oggetto attivo. Se raccolgo i beats, che succede? Ok, ho i beats, gente. Woo! Ho i beats. Oh, oh! Grazie delle banane, gente. Mi sa che lo lascio qua per adesso, anche mi serve a nulla. E posso finirle caricarmi i cuori. Vabbè, è utile comunque. Grazie delle banane, non capisco niente. Cosa state facendo? Ah, le banane mi portano gli oggetti addosso. Le banane mi portano tutti gli oggetti addosso. Quindi se ci fosse roba irraggiungibile, me la dareste voi. Cosa sta succedendo alle mie lacrime? Non sto capendo. Scrivete more or less. Eccolo qua, let's go. Rotten baby, questa run qua è incredibile comunque. È buonissima. Ah, forse c'avevo semplicemente cuori rotti perché ho avuto un oggetto di merda con Eden. Potrebbe essere. Ah, mi serve 15 monete. Mi serve 15 monete. Mi serve 15 monete. Se posso, cerco di spaccare entrambi lì. Non era quindi qua dentro il coso. Ma come si... Oh! Perché ho continuato a dare feromoni? Ah no, Barcano. È companionship, vabbè. Barcano, come oggetto, niente di che. Potevate darmi roba più figa, eh? Potevate darmi cose più interessanti. Ok, va bene. Se va benissimo, perché tanto ci abbiamo già full vita. Barcano, va bene. Va benissimo. Ok, anche questo. C'è là una chest cattiva pure. Non posso raccogliere perché siamo maxati con questa roba qua. Va bene per adesso. Mi servono soldi però. Perfetto. Ottimo. Soldi. Quello che volevo. Andiamo a prendere la Black Candle che non si sa mai. Oggetto della vita. Finalmente possiamo utilizzare una run normale al secondo piano. Pazzesco. Mai successo in vita mia. Sta attivando Attack on Titan. Che significa? Guarda. Cosa? Cosa? Ok. Ah, mi potete rimuovere un oggetto adesso. Ottimo. Cosa cacchio ha fatto? Oh, bello sto effetto però. È solo un filtro grafico? Oh, oh no, e cosa fa? Ok, fa qualcosa. Fa qualcosa. Porca vacca, sei tremendo questo qua come effetto. Tra l'altro, Anthony e Marco Van, benvenuti. Siete morti. Sto distruggendo. Let's fucking go. Pentacolo super volentieri. Non prendo però oggetti con il diavolo perché è un'idea di merda. Ok. Buonissimo. Mi serve fare qualcos'altro qua in giro? Controllerei la pillola. Ho perso rotten baby bastardi. Maledetti. Maledetti, mi date rotten baby. È fortissimo rotten baby. Stronzi. Va bene. Va bene, va bene, va bene. Non è la fine del mondo. Può creare l'intera Rotten Baby, sì, ma non è la fine del mondo. Perché potete levarmi chiavi o darmi chiavi. Palo dei tarocchi non è male, ma... Sni. Pillola. Non c'ho abbastanza cose. Oh. Non voglio rompere la donation, però. Si cogniamo, è inutile spammare. L'ho già detto, non valgono due volte questi voti. Non ci sono delle rocce che posso spaccare con i soldi? Mi piace che devo dire a un moderatore di non spammare comunque. Molto responsabile con i suoi poteri psicognomo. No, non ci sono più. Che palle, non ci sono più cose in giro. Volevo controllare quelli, vabbè. Allora, posso forse controllare te?
Maybe. Ho perso una chiave, va bene. Gentilissimi. Due monete, perfetto. Pure la cap, pog. Fatto benissimo. Può morire? C'hanno pure un botto di punti vita in più i boss così. Cioè i nemici così. Datemi un trinket. Un bacino. Non lo so. O una moneta. No, direzione sbagliata. Ok. Tears up. Ok. Sure. Non è che hai trovato qua rotta in bidiero? No. Oh. Ellos, grazie all'abbonamento come per 34 mesi. È da 4 mesi che mi intrattieni con ogni tuo video, anche se la qualità sta aumentando notevolmente. Bellissimo l'ultimo di DLC. Thank you, grazie mille. Spero che anche il video di Unity sia apprezzato tanto quanto voi, se non di più. Ovviamente quello è l'obiettivo. Perché dovrei dire, spero piaccia di meno, però. C'è ancora Attack on Titan, c'è ancora... Quanto siamo di Attack on Titan? E dopo tot stanze completate? O è per sempre? Se è per sempre è tremendo. Per sempre è proprio orribile. Aumenta la probabilità di trovare la cacca nera. Can spawn 1 to 3 friendly mushrooms. From Isaac on Twitch. È nuovo, prendiamolo visto che è nuovo. E la mod di Isaac, quindi la controllerei. Non ho capito cosa fa Attack on Titan, to be honest. Cieco. Si cogliamo agli occhi, gente. Come cazzo? Stai trollando o no? Genuinamente. Ok, è tornato normale adesso. Ma come fai a non rendertene conto? Cosa significa? I nemici erano grandi del triplo. Eccolo il mushroom gentile. Non credo sia un granché come trinket, ma va bene. Dato c'è un'intera mappa disponibile, visibile. Ho perso pentagram. Ok, grazie gente, molto gentili. Ora facciamo meno danni. Molto bene. Poi. Ok. Dato, non sono ringraziato. 34 mesi con Prime. Sì, ti ho ringraziato. Era un dubbio perché sono distato molto dal gioco, ovviamente. Nice. Aiuto, che è un tabello eutanasia che fa questi tanti danni. Ok. Stava una pillola buona in questo piano qua, possiamo tenerla. Vurk. Ok, deve essere molto meglio. Oh. Ah, ok, sì. Vai, volentieri. Perché no, voglio carica dell'oggetto attivo. Oh, mi ha aiutato due monete! Pog! Due centesimi per me! Che gentili! Tre cariche, buono. Tre stanze, possiamo provare un'altra pillola. L'obiettivo è trovare una pillola molto buona. Perché poi possiamo tenercela e... fare robe zozze con placebo. Ok. Sarebbe da controllare le cursed rooms, però non mi ricordo come funzionano quei rotti, quindi per adesso mi sto facendo. Zietroxas, grazie abbonamento per la prima volta, benvenuto. Thank you. Sei anche te adesso un minion. Non so quali serve che ce ne sono troppi, ma va bene. Potrebbe essere qualsiasi cosa. E quello in fondo. Ti manca la testa. Spero tu sia contento. Spero fosse il tuo sogno sin da piccolo di non avere la testa. Ok, pillola. Lockdown, fuck. Ah. Ah. Cosa avete fatto? Ok.
Cosa avete... Cos'era? Cosa avete votato? Non l'ho visto. Cosa avete votato? Aia. Cosa mi ha preso? Non vedo nulla. Ho troppi minion con le schede sullo schermo. Non vedo i proiettili nemici. Ah, oh, what the fuck? I minion mi hanno sparato dei proiettili contro me. Oh. Ok. Grumo di sangue. Sure. Dammi Holy Mantle. Grazie. Cuore immacolato. I mean, it's alright. Overrated as fuck, but... evento allergia? Oh! Strenutisco. E sputo ovunque moccio. Buono... Ok, esco dalla stanza perché sono buttati dentro la botola. Ho altro da fare, eh? Ok. Allergia. Mi spinge sempre indietro. No, è randomica direzione. Ok, nice. Perché? Ok. Ok. C'è per caso un... diritto di nascita? Perché tanto in italiano? Ho penalizzato, perché in italiano? Mental viare sarebbe oppia merda qua. Perfetto. No, non ha effetto su di voi? Oh, ho perso tutti i minion. Oddio. Perché ho perso tutti voi? Quindi c'è una data di scadenza per le sub. Ho preso la data di apposta per le sub. Era più intelligente questo a questo punto qua. Scammata. Sto spawnando mosche cattive ovunque ora. Non è ideale. Riprendiamoci il vecchio placebo, che dovrebbe essere più utile rispetto al generatore di pillole, se ci va bene. Se no, comunque è meglio di niente. Controllerei Secret Room qua dentro. Ok, dammi 20.000 euro. Zero. Okay. Wow! Mi avete mandato all'inferno? Che mi ha preso? Ah, era uno di quei fuochi lì che non vedevo niente. Ok. Grazie. Percano. Maledetti, mi levate Black Hand. Bastardi. Teniamo l'impiccato. Ok, addio Black Candle. Aspetta, devo lasciare devo lasciare il piano prima che mi levate Black Candle. Lascia il piano prima che mi levate Black Candle. Almeno settimana, almeno un'altra volta. Corri, 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 corri. Non so se c'era qualcosa da raccogliere, però ormai è tardi. Se no poi perdo anche l'effetto del Black Candle per il prossimo piano. Va bene, molto gentili voi. Ok, noi non ci abbiamo nessuna maledizione qua. Salve. Nice. Zitroxas, grazie della donazione da 100 euro. Ciao Graver, so che possono essere pochi, ma te li meriti. Ringrazio perché ogni giorno mi sta più un sorriso. Grazie. Pochi? Pochi? Cosa significa pochi? Va bene.
Cosa significa pochi? Non è che ha sbagliato? Se ha sbagliato... Hai sbagliato? Se hai sbagliato ti ridò i soldi indietro. Però ho un modo. Perché non c'entra, sono troppi. Non ho sbagliato, tranquillo. Ok. Mi è venuta giù niente la preoccupazione del... Se avessi messo due zeri invece di mettere una virgola due zeri. Ok, grazie mille. Thank you. Molto gentile. Fuck. Grazie. Non so cosa dirti. Non so mai cosa dire quando c'è una donazione del genere. Thank you. What the fuck. Devo comunque chiedere what the fuck. Due chiavi per aprire questa porta qua. Grazie mille. Evoca 6 wisp. Volentieri. Dubito che tutti consumano la stanza. Ho sbagliato. Evoca Iso come personaggio aggiuntivo extra per la stanza corrente. Iero lo teniamo lì per adesso. Aiuto. Aiuto. Andiamo subito dal boss per adesso. Mega Man. Perché? Grazie Nazio. Oh, quasi spawn. Sono vicino a spawn così. Però di nuovo il patto con il diavolo. Che palle. C'ho il 10% di chance. Cosa mi levate? Mi levate placebo. Va bene. Potete anche non farlo. Merix, prime per 14 mesi. Wow, possiamo controllare Graver. Sì. Addio placebo. Ok, non abbiamo più nessun oggetto attivo. Potevo tenermi come si chiama? L'altro oggetto attivo. Oh, me l'avete levato comunque. Ok. Vale la pena controllare, sì. Questa è comunque roba buona. Peccato che non... Anche se è una pillola buona, adesso non vale più la pena prenderla. One plus one non sarebbe male. Humbling bundle non sarebbe male da prendere. Un po' tardi. È un po' tardi forse. No. Siamo a Flooded Caves 2. Mediamente tardi. No, va bene. Possiamo prenderlo. Se scaviamo abbastanza soldi lo prendiamo. Ne vale la pena. Potrebbe trasformare anche in molteplici cuori, roba simile. You got Pascal Candle. Che faceva? Non ricordo che fa. Grazie, ma non ricordo che fa. Ok. Rallenta le lacrime. Di chi? Di me o di loro? Posso spaccare te per avere soldi? Ok. Posso... O sperare che voi mi date soldi perché potete darmi soldi. O posso... andare a fare la cosa qua accanto. Se mi date una moneta posso prenderlo. Oggetto. Aspetta un secondo. Yay. Humbling Bundle. Perché è uscito comunque le traduzioni in italiano? Devo controllare sta cosa qua. Forse per il save file? L'altro giorno non era in italiano, vero? Non è cotto. Di nuovo comunque, non credo serva niente spammare più di una volta la stessa cosa. Mi salva il voto una singola volta e basta. Anzi, posso confermarlo perché vedo quanta gente ha votato prima. Quindi non dovete spammare questo numero più volte, non serve a nulla. Giù. Non serve a nient'altro.
BFF. Ah, è BFF quello che mi rende i familiari più forti. Non Hive Mind. Ho sbagliato io prima. Hive Mind è anche il video con Rotten Baby. Ah, non ci pensiamo. Non è importante come cosa. Perché mi ha alzato Rateo? Ah, per ogni stanza in cui non si spegne la fiamma. Questo qua l'effetto, non è quello che mi avete detto prima voi. Per ogni stanza in cui non faccio spegnere la fiamma ottengo dei bonus. Zenzer, grazie per i 15 mesi. Hola, thank you. Con una roba tipo rock bottom sarebbe incredibile. Eucaristia. Dovremmo essere vicini alla trasformazione di Serafino? Dovremmo. Non so se quelli che mi date voi contano come trasformazione o meno. Quanti se vedete il vostro nome qua in mezzo, buon per voi. Ma questo boss qua a quanto pare assume molte persone in mezzo a tutto. Ok, salve. Il cuore non riesco a prenderlo. Qua mi servirebbe l'ondata di banane. Fabri, grazie per aver 15 mesi. 15 mesi, let's go. Thank you. Let's go. Ok. Mi state per dare il buffer? Mi state per dare il buffer? Sheee! Ho appena guardato. Mi state per dare il buffer? Quanto gentili. Let's fucking go, buffer. Woo! Buonissimo il buffer. Porca vacca. Ok, grazie. Molto gentili. Molto molto gentili. Thank you. Adesso potete levarmi qualcosa. Se mi date il terzo oggetto mi fate un favore, perché mi date spazio ad avere più cuori, che adesso non posso fare invece. Non so se c'è un altro effetto oltre a farmi perdere il cuore, però la cosa concreta che fa per adesso è farmi perdere il cuore, quindi... Boh. Oh! Tinted. Potremmo non prendere il secondo, aspettare voi, ma non importa. Okay. Vale la pena? No, non c'è potenza... Ah, però posso fare questo. The Hanged Man. Qua senza utilizzarlo. Ho perso Heartbreak. Grazie, gente. Molto gentile. Cosa sta succedendo? Vi siete sentiti in colpa per avermi levato Black Candle e Rotten Baby e roba del genere? Cosa è successo? Annuncio chat, dovreste puntare a farlo perdere. No, dovete fare quello che volete. Moderatore di parte incredibile. Ah, Nick, io non ce l'ho, giusto, non c'ho. Non c'ho oggetti in inventario. Fuck. E fino a che non prendo danno, poi perdo il bonus. Peccato. Quanti soldi ho preso? Già un botto di soldi il nichelino. Il nichelino di legno. Mr. Me acchiappa sogni. What the fuck? Ok. Cosa mi fa male a me la pioggia di spade o fa male al boss la pioggia di spade? Fa male a me! Ok. Ok. Ok, buono. Forse non dovevo entrare nella boss fight adesso che ho la pioggia di spade. Forse non è una buona idea. Però farà male anche al boss, no? Non credo. No, mi ha preso. Basta, basta, basta. Non copia, non copia. Ok, nice. Cuore di vita. Nice. Rivelazione. Cosa? Non mi ha preso. Ah, era uno di quei cosini, ok. Rivelazione Pog. Ho avuto trasmozione in Serafino o no? Però abbiamo il Brimstone angelico. Aia.
Ok. Che mi avete dato? You found soul. Che fa? Ah, ma... Porca vacca. No! Dovrei aver messo tanto cose buone, quindi... Mi liberate cose buone per forza. Non mi piace l'anima trovata. Mi liberate cose buone, va bene. Addio Waffer, è durato molto a lungo chiaramente il Waffer. Non ho avuto neanche il tempo di utilizzarlo dentro una stanza tipo il sacrificio roba simile. Oddio. Addio Waffer. È stato una lunga bella avventura, ma mi sa che finisce qua. Vabbè, ha senso. Ha senso. Potrete anche non farlo, chiaramente, ma ha senso. La candela è la cosa meno utile, potrete levarla, ma va bene. E controlliamo comunque, dai. Oddio. Okay. Ho sprecato un pochino il cuore dorato, ma va bene. Ok, va bene, prossimo piano. Mi serve proprio dei cuori o altro, ma non mi sembra ci sono nel negozio, vero? Oh sì, no, non ci sono. Ok, va bene così. Ma se io voto un item, poi eventualmente lo posso cambiare scrivendo un altro numero? Non ne ho idea, non me lo chiedo. Non me lo chiedere, non ti permetto. Chi ti chiede di essere? Pensi poter chiedere a me come funziona che sto giocando? Non ho idea. È inutile. Ok. Shadow clones? Cosa significa? Cosa significa shadow clones? Non so che avete fatto. Oh! L'ho sentito lo Shadow Clone, ma non... Non l'ho visto... Non l'ho visto fare nulla. Perché l'ho one-shotato troppo in fretta. Buone risorse. Ottime risorse. Qua c'è mamma, quindi non entriamo. Lascio quelli per adesso, se mi date iera potrebbe essere utile lasciarli per terra. No, è Pertro, è Change. Ah beh, Pertro è buono. Appena trovo la stanza del tesoro, lo utilizziamo Pertro, perché abbiamo visto in anticipo qual è l'oggetto e fa cagare, quindi... Credo abbia senso utilizzarlo lì. Si può sparare in diagonale? Non lo sapevo. Mai fatto. Perché non lo prendo mai come oggetto questo qua. Visto che non l'ho mai sbloccato appunto le mie run nella mia partita normale. Ok. Tanto si prendono entrambi, palesemente. Lui si usa meno una volta. Tengo il nickel o no, tengo il libro. Tengo il libro. Ma porca vacca, mi sei spawnato in testa. Meno non fa male. Cosa? Perché sto cagando? Perché? Mi state facendo cagare addosso? Mi state facendo cagare addosso? Let's go! Mi cago addosso!
E mi rendono anche OP le cacate addosso. Perfro. Volentieri. Perché mi danno gli shot potenziati, quelle, le cacchine benedette. Oh, cacchio. Non vedo nulla. Sono un dio! Non mi ha toccato niente! Un mostro! Imbattibile, intoccabile! Comunque è divertente sta mod, mi sta facendo un botto. Il suo panico, casino e roba varia. No, no, cosa è successo? Mi avete rollato la run. Non mi piace più la mod, gente. Non mi piace più la mod. What the fuck? È un'ottima run. Allora, c'ho Moniqua's Power. Oh. Non ho niente. Ho Deadshot. E 9.5 volt. Yeah. Yeah. Per fortuna. Vabbè, ormai è tardi per Steam Sale. Serve a poco. Cosa avete fatto? Sì, va bene, per 7 lo prendo. E anche te ti prendo. Mi ha dato Eco Chamber. Orca, ok. Devo sicuramente utilizzare cose positive ora, non cose negative. Ok. Ok, sure, sì, va bene. Eco Chamber potenzialmente è fortissimo, potenzialmente è tremendo. Dipende da cosa utilizzi. Tipo, non posso mai utilizzare questo Hermit, perché sennò mi frega completamente. E non potrò mai più utilizzare un oggetto del genere. Ok, un secondo. Vale per le ultime tre cose usate. Anche contando quelle che... Vabbè. Anche contando quelle che ho già utilizzato prima. Run. Oh, mi fa male. Mi fa male. Pensavo fosse mio amico. Ok. Cosa vogliamo fare? Vogliamo negative o Polaroid? Fanculo. Voglio la negative. Sure, sì. Negative va bene. Ok. Quanti venti state facendo di seguito? Qua sarebbe molto comodo avere il wafer, eh? Molto comodo. Un pixel. Ok. Va bene. Sarebbe comodo avere una build forte qua, ma non c'è bisogno, chiaramente. Dove siete entrambi? Siete là. Doppio boss qua, mamma mia. Doppio boss in una stanza generica, è stronzissimo. Ok, cosa mi state facendo fare adesso? Spiders. Non so cosa avete fatto. Va bene. Event tears. Ah, non sparo lacrime, sparo ragni ora. Ok, onestamente mega upgrade, sono fortissimi i ragni. Sono fortissimi i ragni, va benissimo. Tanto ho appena realizzato che ho Deep Pockets e Moniqua's Power. Che è incredibile una cosa. Aia, è che... Cosa ci posso fare? Non posso sparare da distante. Non ho opzioni qua. Non vedo i ragni. Porca vacca. Sono buoni le lacrime ragno, ma fino a un certo punto. Perché purtroppo escono anche i ragni cattivi. Ed è di un difficile distinguere quali sono quali. Incredibile.
Ok, c'è di nuovo lacrime normali, finalmente. Ok. Finger snap. Oh, sono Thanos! Ho schioccato le dita e adesso c'ho le pietre? Che mi fanno le pietre? Perché c'è pietre di infinito? Cosa fanno? Non ho idea. A che servono? Sono stato danni? Non lo so. Non so che fanno. Ah, ogni tanto uccide. Uccide la metà dei nemici nella stanza. Uccide la metà dei nemici nella stanza in automatico. E li trasforma in cenere. Incredibile. Pazzesco come oggetto. Bellissimo. Questo lo voglio nel gioco base, incredibile. È bellissima come cosa. Quanto dura poi il... dimezzare la... Wow! Può fare anche questo. Ah no, questa è la Rainbow Rain. Nuova cosa avete sbloccato voi. Grazie della Rainbow Rain. Ah, fa danno anche a me la Rainbow Rain. Oh, ecco qual è il problema. Fa danno anche a me la Rainbow Rain, non sono tanti nemici. Ok. Grandi soldi che mi servono. Fa danno a me? No, non fa danno a me. A chi fa danno? È finita. Purtroppo i test sono finiti perché non sono riuscito a capire in tempo. Chi sta facendo danno? Non ho capito. Ok, quasi caricata. Ok, siamo full vita, gente. Nice. Anche senza il buffer siamo full vita all'utero. Mi stai dando un cuore viola? Non so cosa sia. Twitch Heart. Ero già full, quindi non è comparso. Non so cosa fosse, non so cosa ha fatto, non so nulla. Aiuto, 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 aiuto. Muori! Ok, grazie. Boom, è finite. Vi potete dare un oggetto. Nice. Ci sono due cursed room se vogliamo entrarci. C'è... dove cacchio è il boss comunque? Non l'ho ancora trovato. Stranamente ho preso sempre la strada più sbagliata possibile, vabbè. Il boss è a sinistra, mi sono andati in direzione sbagliata. No problem. Entriamo qua dentro. Ok, nulla di fondamentale, ma ok. Ho perso il libro. E mi avete dato qualcos'altro. Mi avete dato Genesis, non so cosa faccia. Non so che faccia Genesis. Usalo. Credo sia positivo, perché non credo ci siano oggetti attivi negativi. Oddio, ci sono, però non credo sia questo. Non so perché ho ucciso. Tears down. Porco il cazzo. Va bene. Ok, ero entrato qua dentro con l'obiettivo di curarmi con il libro, ma a quanto pare non posso più farlo perché è cambiato oggetto. Va bene. Ottimo. Posso entrarci? No. Vediamo che fa. Uè! Ok. Ho perso tutti i cuori. Ho perso tutto. Poco il cazzo. Cuore immacolato. Arrerollo tutto? Che cosa significa? Cuore casuale.
portata, velocità di tiro. Onestamente questo va di incredibile però. Dolly va bene. Piccola cipolla assolutamente. Ormoni della crescita. What the fuck? Non ho mai visto questa cosa. Crea un'aureola che crea fasci di luce che colpiscono i nemici dentro essa. Più danni prendi nel piano corrente, più è grossa l'aureola. Potrei prendermi anche il libro delle rivelazioni, volendo. Meglio il libro. È una cosa dell'altra, ma meglio il libro. Cosa? Ok, grazie Matrix. Devo adesso prendere le cose schivando i proiettili di Matrix. Direi cacca. Direi Halo. Direi lacrime spettrali, credo. Sì. Direi ah, non mi fanno male sti cosi. E che fanno? Va bene, non è che ci sia nulla di incredibile. Non mi interessa nulla qua. Prendo lui perché sì. Twenty sicuro. Cronometro assolutamente sì. Yeah, grazie. Benedizione di Eden. Che se mi si va troppo. Non c'è più neanche... Ah, ce l'ho ancora le chiavi almeno. La sangue del martire. More options è un po' inutile. Però anche la candela lo è. 4.5 volt. Trinket smelt. Una carica d'attivo ogni 15 nemici uccisi. Potrebbe... Sì, sì. Sì. Steam sale, deck introduttivo. Non mi serve nulla qua. Non mi serve nulla qua. Non mi serve nulla qua. Prendi lui, ma non mi serve. Spawn volentieri. Te. Batteria d'auto. Ok. Nuova build. Mi avete pure dato l'head pencil. Incredibile head pencil, grazie mille. Ok, la build è meglio di prima. Senza alcun dubbio meglio di prima. Dove va adesso? Merda, ma non c'ho il coso giusto così. Devo utilizzarla a fino piano. Non l'avevo mai avuto come oggetto così, non lo conoscevo. Fa! Ok. La rana la dura molto poco perché non c'ho la Polaroid. Vabbè, unlucky, peccato. Questa build qua è molto buona in realtà per fine run. Abbiamo poco shot speed, ma dovremmo fare parecchi danni. E se ne facciamo pochi perché i nemici sono con il triplo della vita e tipo più grandi. Ok. Oddio. Quanti punti vita hai? Ok. Cosa state facendo? Perché mi state cercando di evocare un SCP? Cosa significa SCP-73? Oddio, ma come faccio? Dove vado? What the fuck? Gente, mai più sta cosa! Non vedo! C'ho torrette costantemente nella stanza! Ok. Ok, non mi serve. È ingiocabile così? Questo è uno dei peggiori eventi finora, porca vacca. Mi si è fermato. Anche Attack on Titan è tremendo, eh. Devo trovare le cose, siete trasportati. Non vedo i proiettili nemici. Non vedo i proiettili nemici perché lo schema è coperto da nemici grandi quanto un titano. Stanza qua dura 20 minuti.
Ok. Rainbow Worm. Può starci, credo. Credo sia meglio l'altro, però va bene. Credo sia meglio lui, in realtà, no? Lui mi dà i denti che sono forti. Cavacca. Devo prendere 4.5 volte, se non del poi, però... Che cacchio lo sapeva. Comunque è super interessante quell'oggetto di che mi avete fatto prendere. Mai visto? Ok, finalmente è finito Attack on Titan. Sto impazzendo. Ho perso metà vita soltanto per quello. Ok. Quanti cosi ci sono? Se rischia, si rischia. Non ne vale la pena. Ottimo. Potevo benissimo non farlo. You got nothing! Yeah! Grazie, gente! Per fortuna ci siete voi! Non so come fare senza di voi! Non so come riuscirei senza il vostro grande aiuto! Finalmente finita Attack on Titan, ho perso metà vita per quello. Esatto. È quello che ho detto, è vero. Questa citazione la posso confermare, è vera. Cosa mi ha colpito? Non vi dare la roba, ce n'è troppo. Yoshi gatto. Ti spacco, ti distruggo. In game. Sarebbe però devo shot speed up, perché siamo davvero lentissimi a sparare. Nice. Tears up. Ma porca di quella vacca, ma neanche una pillola buona in tutta la run. Neanche una. Machine. Mi avete dato una machine gun? Ok. Grazie, mi avete risolto il problema dello shot speed. Di cui mi lamentavo 2 secondi fa. Thank you. Molto gentili. Ok, non c'è niente qua. No, è già finito. Anche se c'avevo per il boss era perfetta. Eravamo fortissimi contro il boss in quel modo. Unlucky. Mi volete levare un oggetto e mi levate quello più forte. Perfetto, grazie mille, gentilissimi. Mi levate il 20% del danno, va bene. Aia. Ok, perso il 20% del danno, buonissimo. Di nuovo, grazie mille. Mi piace che oggi abbiamo avuto... Voi che avete sempre levato l'oggetto più forte che ho nell'inventario... E dato un sacco di imprevisti fastidiosi. E poi c'è una persona ha donato 100 euro. Questa si chiama relazione tossica, gente. Questa è una relazione estremamente tossica. Dove devo rimanere perché mi date i soldi. Però poi mi trattate di merda. E quindi non posso uscire da questa relazione perché... Alcune volte è a vantaggio, alcune volte è estremamente negativa. Non so cosa fare. Dovrei scappare o non dovrei scappare. Brucio un occhio. So perché. Sto commuovendo al pensiero di nostra relazione. Relazione molto parasociale comunque. Melvin. Move. Let's go. 25 pecunie. Pog. Bastardi, mi avete levato la cosa più utile di tutte. Di nuovo. Di nuovo! Yeah! Porco cazzo! Non faccio danni! Che cazzo! Non faccio danni così! Mi avete dimezzato quasi il danno! Va bene. Inutile.
Sai che siamo a fine run, gente? Non posso fare altro, purtroppo. Che palle, però, che mi ha... Mi ha dato un oggetto e mi ha fatto fotte la run. Così. Ok, va benissimo, ne basta la pena. La cacca, comunque oggetto sempre incredibile. Cacca, oggetto top tier. Neanche delirium. Run più veloce di sempre, 50 minuti, gente. Mai fatto una run così veloce in, credo, 3 anni. No, sai che fai già controllata. Cioè, la... sì. That's it. Cubo caca. Facciamo una run crazy, facciamo una run crazy. Vediamo che succede. Stavolta facciamo l'opzione crazy. Va bene. Vogliamo cambiare qualcosa nelle... come funzionava la mod? Mi andava bene a voi? Cioè servivano più poll, meno poll, più polli, meno polli, roba simile? Run crazy con pollo ogni 30 secondi, no, troppo. Un momento è tipo 45 secondi, è già 45 secondi. È 45 secondi con un downtime di 15 secondi. Più delay, meno tempo per il poll. Quindi 30 secondi, 30 secondi. Ci può stare. Quindi abbiamo fatto una rada a 50 minuti e avete fatto 50 sondaggi, in poche parole. Dopo 30 secondi il voto non cambia, ci sta, è vero. Rifarei Eden perché mi piace Eden. Può uscire qualsiasi cosa con Eden, quindi facciamo Eden. Mamma. Ho il corno, ho quello shot e ho il clicker. Il clicker non lo clicco neanche molto. 4 di danno, 3 di ratio, 1 di 1 di... non è male, ma è già ottimo di partenza. Leron, grazie 24 mesi. Perché non c'ho il pull? Perché non ho il pull? Non dimmi che ho buttato sta run qua perché non si attiva il pull. No, dovrebbe funzionare. Facciamo pull ogni 30 secondi e mettiamo delay ogni 30 secondi. È uguale a prima, ma se siete, ci mettete meno a votare. Bloodzone, grazie per la prima volta. Thank you. Qualcos'altro da cambiare? C'è? Che ha senso? Familiari dei subs a meno minuti sono tipo 15 adesso. Non so. Ah, qua, sì, è vero. Facciamo 5? Questa sabate c'ho un aiuto per 5 minuti e basta? E cosa fa quindi subs? E cos'è questa caratteristica? Perché prima sono durati davvero tanto. Perché ne avete fatti pure tanti, però sono durati tanto. Secondo me loro sono corretti. Cos'hanno vanno? Sì, così va bene secondo me. No, dai 10, povero. Facciamo generosi 7. Generosi. E anzi, no, aspetta, cosa principale. Stavolta facciamo crazy. Ora dovrebbero esserci uguali chance di qualsiasi tipo di evento. Quindi prima c'era, diciamo, 3 eventi buoni, 3 eventi cattivi e 3 eventi neutrali. Adesso potrebbe anche essere 8 eventi negativi di seguito. E potete darmi qualsiasi oggetto di qualsiasi tipo. Non c'è una pool di oggetti specifica, potete darmi qualsiasi tipo di oggetto. Nascondi anche i voti, non posso più farlo. Non so cosa significa nascondi i voti comunque.
so. Ah, a me me lo nasconde. Ah, a me nasconde, è vero. Lo dovrei fare, sì. Ok. Aspetta, lo ricarico. Vabbè, funzionare comunque. Ok. Hide votes on. Ok, così potete fregarmi senza anche io che me ne accorga. Le percentuali più che altro. Ok. Ok, easy. Ok. Let's go. Aspetta, faccio così. Ok. Nuova run. Nuovo pull in arrivo tra 2 secondi. Datemi uno di quei 3 oggetti. Potete scegliere. Oh, one missing small è buono, dai. Non è male. Abbiamo shot speed incredibilmente più alto rispetto a quello che avevamo prima. E siamo all'inizio della run, letteralmente a prima stanza. Va bene. Era proprio una buona shot speed quella di prima. Abbiamo i cosi esplosivi. Abbiamo... Ok, questo qua è una run strana, ma va bene. Fruitcake immediata. Cosa mi date? Oh, posso volare! Wow! Bleed purple. If you have a Twitch art, all your familiars will shoot. Give one Twitch art from Isaac on Twitch. Ok. Interessante. Gran non mostra la percentuale. L'abbiamo appena disattivata apposta. È intenzionale come cosa. Halifax, grazie 4 mesi. Thank you. Altri oggetti incredibili comunque, potete votare. Potete darmi. Aiuto. Perché sono così veloci a sparare loro? Non lo so, ma va bene. Oh, nice. L'ho rotto un qualche cosa. 10 grid, grazie al Prime per la prima. Per 8 mesi. Muori. Non te 10 grid, il nemico. Volentieri. Mi piacerebbe avere anche dei soul art, però la vedo dura. Ceremonial robes, ottimi, mi danno dell'attacco in più, che torna soltanto utile. Cosa di bello? Soltanto il... no, niente in realtà, come ora. Non è importante. Ora c'ho pure cuori neri, va benissimo. Ricordiamo September. Gente, sapete che esiste September? Ed è una cosa di sempre. Pog. Glassai buono, non è male. Non incredibile, ma non è male. Next piano. Potremmo controllare la Cursed. Controlliamo la Cursed. In realtà il September... sì, lo so, September finisce domani. Oggi è l'ultimo giorno del September. Quindi se volete diventare un familiare, familiarizzatevi. Oh, ottimo, incredibile. Incredibile, incredibile, incredibile. Ottimo. Ok, prossimo piano. Prossimo piano, sì. Cosa? What the fuck? Event sleep. Attenzione, pavimento bagnato. Ok. Siamo incredibilmente più veloci e siamo sopra il ghiaccio a livello di movimento. Ok. Però volo, perché il pavimento bagnato mi influenza? What the fuck? Ok. Non so cosa sta succedendo. Non so cosa sta succedendo. Non so che state facendo. The world. Let's go, the world. Aiuto. 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 Ah, mi ha preso. Aiuto. Ok. Aiuto. Va bene. Potete già levare un oggetto. Tutti gli oggetti migliori potete levare, ok. Chiaramente il gioco vi dà la chance di scegliere gli oggetti migliori. Non credo sia per un cazzo random.
Perché ci sono sempre migliori che c'è un alimentaio. Ottimo. Non posso più volare, bastardi. Non riesco a attivare le cose lì perché le mie cacche continuano a sparare. Se un'altra stanza sarebbe stato meglio. Vabbè, non riesco a fare... Porca vacca. Mi avete dato fate, ma avete levato fate. Comprensibile. Oh, però questo è incredibile. Vaffanculo. Va a cagare. Gioco di merda. Pacchetto degli umili, Humbling Bundle, volentieri. Volentieri. Porca di quella vacca. C'è l'opzione kill player. È finita la run? È finita la run? Sorry, Kerr. Kill player. Oops, I mean heal player. Vi ha fregato a voi! Non a me! Era un troll per voi! Ovvio che non potete one-shottare! Non ha fatto un cazzo comunque. Però ovvio che non potete one-shottare! Bastardi! Questo non mi serve a niente, ma va bene. Ok. Non mi serve neanche lui. Posso lasciare il piano in realtà già adesso, non importa. Mi ha dato tipo un cuore, ma poi andavo comunque maxato con il... con l'altro coso. Quindi non cambiava niente. Ok, meglio controllare la secret che quell'altra. Ma abbiamo più le cacche che mi sposta le bombe, per fortuna. Per fortuna un cazzo. Ok. Wurp, ottimo. Siamo ancora più piccoli, farò ancora più fatica a vedermi. Tears up, incredibile. Ultimo... Ok, non utilizzeremo altre pillole se non queste tre. Non ho motivo di farne altre. Control player from the chat with command left, right, up or down. Potete controllare... Oh, sì. Potete controllarmi. Non riesco... Ok. Grazie, gente. Grazie, gente. Molto gentili. Davvero poco fastidioso. Davvero poco fastidioso. Okay. Ok, andiamo giù, grazie. Avete deciso di andare giù, va bene. Questo è bellissimo. Wow, dove stai andando? Ok. Let's go! Ma io non capisco cosa mi faccia questo effetto qua. È la fruit cake? Fruit cake, non mi ricordo cosa fare questo. Cosa mi levate? Il danno aggiuntivo, chiaramente. Danno e fortuna, va bene. Ovviamente avete scelto di nuovo la cosa migliore. Ovviamente, vabbè. Speriamo che il prossimo evento sia uno in cui mi date qualcosa invece di levarmi. Speriamo. Se no inizia a diventare problematica la situazione perché... la build prima era buona, adesso... non mi controllate ancora. Ma si vede che non mi controllate ancora, cioè non mi si muove. Big soldi. Utili. Salvete. Pog. Incredibili oggetti in questa run qua. Chiavi infinite. The Empress è meglio. Mi hai dato un bone art. Ho dei cuori in giro per la mappa. Sì, quindi posso andarlo a riempire. Non cambia molto, ma va bene, grazie. Non mi fa troppa differenza perché ero già a full vita, quindi non succede molto. Ok. Ah no, non posso prenderlo. No, invece sì. No, non posso prenderlo. Porca di quella vacca.
Ok, molto bello. Il carro me. Potete farmi un altro oggetto. Ottimo, va bene. Va bene. Lore Barbo, grazie per i prodotti cinesi. Ciao io. Usciranno altri video di Paolo ti mostri i Monster Hunter o non hai nei piani. Vorrei fare Azazel's Rage. Ah, era il Mega Brimson, bastardi. Ecco cosa mi dava il Mega Brimson ogni tanto. Ecco cos'era. Ecco cos'era così buono. Ma che stronzi. Oh. Oh. Fuck. Mezzo cuore. Non ci avevo neanche pensato che lì fosse una cosa. Pensavo fosse un trick che c'avevo nell'inventario. Pensavo neanche fosse, vabbè. Non importa, non importa, va benissimo. Mica era un'altra fonte di danno della mia run. No, no, assolutamente. Questo è quello che mi succede quando mi levate gli oggetti. Sono come Cell quando regurgita C18. Sì. Volentieri. E? Ok. Mi hai dato un altro bonus. Adesso non te lo perdo. Non l'ho perso. Perché sono un god gamer. Quanto voto punto a essere più? Quando voto punto a essere più? Boh, se volete votare anche a quello, c'è già un botto di roba da votare. Mi potete regalare della roba adesso e c'è una lattina con il logo di Twitch sopra, ok? Controlliamo, dai. Perdo il boon art, non è la fine del mondo, voglio controllare la crust. Ah no, adesso posso curarmi. Posso fare così. Posso prenderlo. Ok. Così, siamo curati per... Oh! Ah, sono full. Mi avete dato drink purple, che mi ha dato due cuori di quel tipo lì, ma mi ha aumentato la velocità. Ok. Buono. Buono. Ci sta. Va bene, non è nulla di fondamentale, ma va bene. Dunque, 15 momenti, ha senso spendere adesso o ha senso tenere per il prossimo piano? Prossimi piani. Quando mi serve, quell'oggetto io mi serve niente, è andato attivo, non lo utilizzo. Ok, si lascia il piano, non ho altro da fare. Scegliete un trinket da darmi. Non so cosa fa quello del centro. Non so cosa fa quello di sinistra. Non so. Quello a destra so cosa fa. Ti tieni, se non sbagli, i familiari più vicini. Ok. Giù. Nient'altro qua in giro. Perché una. Perché mi ha. Donato 100 euro per ragazzo. Mi sto ancora pensando. Cos'è questo? No? Spacesuit Charge Indicator. Can spawn friendly dark shadow. Give speed boost with Curse of Dark from Isaac on Twitch. È nuovo, quindi lo proviamo. Ha dato, basta così. Non lo so. Due chiavi. Wow. Ah, non devo utilizzare nessuna pillola perché tanto abbiamo già trovato i migliori. Inutile controllare di altre. Abbiamo già trovato Tears Up, Luck Up e quell'altro.
Potrebbe forse essere un range o shot speed, ma anche lui non è fondamentale, quindi non vale la pena rischiare. No! Cosa potete dare? Potete dare triple shot, batteria o prize penny. Cosa mi date? Ah, non è triple shot, è inner eye. Ok, sì, è triple shot. È buono triple shot, I guess. Sì, va bene. Va bene, sì, dai. Va bene. Sì, sì, va bene, va bene. Gli altri facevano schifo comunque, quindi va bene, sì, triple shot. Sto pensando se mi piace o meno. Questo è interessante. E lui è troppo utile. Devo abbondare l'altro oggetto che mi ha dato da voi. Siamo nel void. Gente, siamo pronti per Delirium. Let's go, it's Delirium time. Ok. Quello è un po' forte nel potere da parte vostra, eh. Dato, perché mi hanno shottato? Quanto danni mi ha fatto? Non avevo due cuori? Se vado a avere più roba in alta, avevo visto più roba, non so cosa fosse alta. Ne avevi uno più Holy Mantle. E per chi non si è attivato Holy Mantle? Ok. Terza run, gente. Ho i capelli di Frozen. Cioè Elsa, cioè Frozen. Feromoni e teleporter. Vai teleporter. Utile, ma portate la stanza direttamente accanto. Potevo anche prendere la porta. Incredibile uso di teleporter. Mai visto una migliore di questo. Ok. Prossima volta che compare Select Channel, non lo cliccate, ragazzi. Sarebbe preferibile come cosa. Che poi potenzialmente è incredibile. Perché tipo, se mi riporta inizio run e posso fare praticamente una seconda run, è ottimo, però... La vedo dura comunque. Mi avete dato la Polaroid? Ok. C'era la Polaroid come opzione, non l'avevo vista. Grazie. Siamo in crisi, ricordo. Sì, sì, mi ricordo che sono in crisi, però... Quando stacchi, stacco. Sempre verso le 11. Non le 1, le 11. Molto diverso. Due ore differenti. Due ore di differenza. Ok, nuovi eventi. C'è di nuovo SCP, c'è Ipecac for All e c'è Super Hot. Super Hot immagino che metta un effetto tipo Super Hot. Che stronzi che siete. Volevo vedere Super Hot, però è interessante Super Hot. Invece facciamo questo qua che è inutile, vabbè. Vediamo un cazzo per un po'. Altro non so neanche se va a tempo, cioè se sto fermo è meglio o no. Non lo so. Un attimo, vediamo che succede.
Posso aspettare? Secret. Ottimo. Non mi ricordo come funziona il teleporter 2.0. Mi porta nelle stanze che non ho mai esplorato o cosa? Non me lo ricordo mai. Taurus. Non so se ho perso un sacco di velocità però. Ok, boss. Giusto una volta che ho fatto il boss. Qual è il tuo nome? Non vedo, è Mikish, ok. Non ho mai visto Pin comportarsi in questo modo qua. Ha rimbalzato in modi che non ho mai visto prima. Cosa succede? Perché rimbalza così? Ok. Mai preso così tanti anni con Pin. Non ha mai fatto la stessa cosa due volte. Non capisco. Ok, va bene. Sure. Devo fare altro qua? No, perché non c'ho bombe. Ho soldi? Non ho soldi. Lo prendo in culo? Lo prendo in culo. Va bene, dai, si va giù. Si fa giù. Basement. Secret inutile. Il giorno che troverò una secret utile sarà il giorno in cui non pullerò su Genshin Impact qualcosa. Ah, è quello che aumenta la mia velocità per arrabbiandomi, ok. Grazie di analog stick. Analog stick. Stop, sono pieno di rotti oggi, non so cosa succede. Un po' inutile analog stick, ma va bene. Lo stick dell'anal, da non grande fan dell'anal, non è che mi faccia impazzire. Ok. È mediamente utile per combattere loro, ma non troppo, in una stanza del genere. Come scusa? Non mi serve molto analog stick. Stanza del genere non torna molto utile. Ah, ma del naso. Che palle, stanze segrete di merda. Porca vacca, ce ne fosse una buona. Non ce n'è una buona. Tutte inutili quelle di oggi. Ok, Zodiac. Alright. Cuori. Cuori su cuori su cuori. Ok, non c'è ancora nient'altro. Oh! Curses give permanent random stats up. Che significa? Io lo prendo perché è nuovo. Ottieni un curatore su ogni piano, volentieri come trinket. Oh crap, è una merda. Chi l'ha mai detto? Mi avete fatto teleport. Va bene. Ok, sure. Va bene, sì. Ok. C'è un sacco di cuore in giro, no? Sì. Vale la pena, secondo me. Si poteva anche rollare, però. È difficile comunque trovare cose buone. Quindi quando puoi, si fa così. Non si può, si fa così. Mi chiedo... Ah sì, c'è un sacco di cuore. Aspetta, c'è la stanza qua dentro. È pieno di cuore. Dai, l'abbiamo resa utile almeno. Manca ancora il negozio. Però non ci possiamo entrare. Non abbiamo chiavi né nulla. Andiamo prima dal boss e poi pensiamo al resto. Mini Toby! Ti ho esploso. Mi dispiace, Mini Toby. Non... Hai avuto poco screen time. Oggi comunque un sacco di ormoni. Pieni di ormoni della crescita.
Pop. Pop va bene, ok. Avrei preferito la piuma, va bene anche Pop. Non c'ho così. Ok, vabbè, non c'ho chiavi né nulla, quindi non posso raccogliere niente. E poi abbiamo 0.4 di fortuna, non è male. Devo prendere il cuore dopo, così che entriamo anche nella cursed. Vabbè, entriamo comunque nella cursed. Lo torniamo. Ricordo, manda out of context, ma fin dopo remind, memory e le robe successive, tra i sogni e la 100% una bufala, o c'è possibilità che sia vera? No, non è. Di sicuro non è corretta. Ma per fortuna anche non è corretta, porca vacca. Per fortuna. Questa bomba qua la posso prendere o no? No, non posso, è in mezzo alla roccia. Ok. Ok, prossimo piano. Niente Satana perché non mi piace Satana. Sono un bravo Christian boy. Il mio canale è family friendly per tutti. Quindi meglio evitare. Ok, Dark Arts. Era in dubbio se fosse Dark Arts o Spada di Damocle. Per fortuna era Dark Arts. Non ho voluto dire niente perché ero super preoccupato dell'opzione che fosse Spada di Damocle quella lì. Quindi non ho detto niente a riguardo. No! Ho attivato un secondo troppo tardi. Oh! Anima di Apollo volentieri. Soul of Apollo. Ok. Va benissimo, super volentieri perché ci servono chiavi. Per adesso no. Appena c'ho dei cuori e roba che posso utilizzare volentieri. Quanto bello Dark Arts. Porca vacca, se è forte un oggetto. What? Blue screen? Cosa avete fatto? Non vedo il nemico. Me Chronicles cares about the quality of this product. Ok. Ah, era il fuoco che mi ha fatto danno. Cosa mi ha fatto danno? Ok. Vedo un cazzo. Vedo nulla. Che pillole sono queste qua? Sono pillole buone? No, pillola che è cattiva. Ah, già non c'avevo più le pillole buone della scorsa run. Fuck! Mezzo cuore uguale alla ricarica. Il tuo oggetto. Attivabile. So cosa fa. Ok. Oddio. Mi sono per un attimo risentito in Mario Odyssey imprevisti e stavo iniziando ad avere attacchi di panico, ad essere onesto. Ok. Per dopo volentierissimo. Mi avete levato Growth Hormones. Ok, siamo estremamente lenti e facciamo pochi danni. Ok. Facciamo subito il boss, facciamo subito il boss. Oddio, è il peggior boss di tutti. E tra l'altro è Mubot. Non ha neanche scelto un utente normale, ha scelto il bot. Ok, Tauro inutile. Ah. Cazzo culo. E che cazzo. Boss più forte del gioco in questi piani lui. Ok. Dammi qualcosa di buono te almeno. Il peggiore. Porca di quella vacca, il peggiore. Oddio. Che è sta cosa? Questa cosa. Cosa sta succedendo? Aiuto. Sono pulsanti ovunque. Tutti spawnano nemici. Porca di quella vacca. Oppure spawnato una versione di lui che fa cagare. Manco fosse una buona. Riesce neanche a colpire il nemico. Aiuto. Aiuto. Ma preso cazzo.
Ma perché sempre anche spawner di spawner? Che m'ha preso? Il cuore. Il pavimento è pieno di buchi. Aia. Aia. Ho ottenuto un bone art. Cerchiamo di non perderlo. Pillola. El tap. Let's go. Ok. Via. Te che sei? Ok, poteva essere molto meglio. Va bene. Mio Dio, che stanza. Che casino. Che casino incredibile. Allora, facciamo un cure. Pure la barba, cosa succede. Aiuto. No, non c'è ancora, c'è ancora. Sapete dire, ho perso gli occhiali X-ray? No, c'è ancora. Comprate. Meno mezzo cuore, più una carica d'attacco dell'oggetto attivabile. Non mi serve, c'ho questo qua. Ho Dark Cuts, quindi non mi fa niente gli oggetti di carica. Tanto Dark Cuts si carica in fretta. Ok, ho appena perso il pezzo di chiave che ho guadagnato, va bene. Sure, va bene. Non so quali altre opzioni, ma non mi... Non è tragico. Massimo, la rana è più corta, vabbè. Se volete una rana più corta, ditelo, eh. Che è che prima l'avete resa 8 minuti, ma volete ancora più corta? Quanti? No. No. Sure. Perché no? State votando due. Cosa state votando? Russian Hackers. Ok, non promette bene come nome, ma va bene. Mi stanno per attaccare degli hacker russi. Cosa significa? Ok. Oh, le mie risorse. Oh, le mie risorse. Ho 3 monete, una bomba e 8 chiavi. Ok, grazie. Che deve aver perso una roba come 30 monete così soltanto, ma va bene. Ottima cosa. Perché hai preso quelle putrefatte? Perché le volevo, sono forti. Ok, giù. Curse of the Blind, cazzo. Ok, va bene, non possiamo prendere gli oggetti, sennò lo prendo in culo. O se li prendiamo rischiamo un botto. Ok. You got modeling clay. Concede l'effetto di un oggetto casuale in ogni stanza. No. Proprio scatenare quello che mi dà cuore potenzialmente. Preferirei cercare di avere cuore per rimanere in vita, visto che prima li avete portati immediatamente a zero e resettato la run con un singolo colpo. Però va bene. Ok. Lo prendo. Ho fatto bene. Per fortuna che l'ho preso nonostante il coso. Per fortuna. Per fortuna, porca vacca. Per fortuna che l'ho preso. Mamma mia, per fortuna. Per fortuna ho preso Psyfly. Cerchiamo di farlo. Spero che duri il più lungo possibile Psyfly, per ovvie ragioni. Nothing! Yay! Cos'era l'opzione? Non ho visto. Sto più impegnato a rimanere in vita e a evitare gli attacchi dei nemici, quindi...
è difficile fare anche quello. Prestare attenzione a cosa state votando voi. Perché due anime di Jacob e Isao che sono tipo una che mi frega di meno? È una vuota. Perfetto, è inutile qua dentro. Che schifo. Quello te lo togliamo subito, non ho dubbi, guarda. Sono sicuro di sta cosa. Se utilizzo una bomba, mi dai altre bombe dopo? No, mi dai tuo Vaz. Il peggiore tra tutti. Ora come va? Va bene, non è un problema. Per niente sprecata quella bomba. Un po' sprecata, abbastanza sprecata. 100% sprecata. Ok. Oddio. Vabbè, c'è un Psyfline. Non ha parato un cazzo Psyfline. Cosa state facendo? Che state facendo? Serve a niente o santo estetico? Santo estetico. No, non è santo estetico. Non è solo estetico. Fuck, non sto guardando perché... Non è solo estetico. In base alla porta in cui entro, finiamo nella stanza specifica che riflette la porta. Ok, muori. Porca di quella vacca. Bastardo. Tauros adesso è inutile. Ok. Tiras up volentierissimo. Lo prendiamo dopo. Purtroppo non posso guardare, ma non abbiamo opzioni, quindi va bene. Va benissimo, super super bene. Ho ottenuto Venus. Oh, ok. Venus era buono. Sì, era buono Venus, dai. Non era male. Non è l'oggetto migliore del planetario, ma è buono. Porca vacca. Ok. Soldi. Che palle nichilino è sopra la cosa, ma va bene. L'eterno altro prendo dopo. Devo finire di fare il piano ora. Mi potete dare un altro oggetto? Potete dare un altro oggetto. Nulla di incredibile, ma sono comunque oggetti. Uah! Get fucked. Venus in effetto che gli fa tutti innamorare di me. Mamzai, per fortuna non mi avete dato l'oggetto attivo, se non mi levate Dark Arts. Fortuna. Ok. Mamzai è un po' inutile, però meglio che niente. Aja Boomb! Dammi i tuoi soldi. Grazie ai soldi. Che piano siamo? Catacombs 2, va bene, onestamente va bene perché qua era peggio avere il negozio vero e proprio perché se no non sapevo cosa comprare. Vai. Tear Zap va benissimo. Ottima scelta. Ok, prossimo. Salve. White Gazza. Mi domando con che logica sceglie i nomi. È in base a chi voto o semplicemente prendo un nome a caso in chat? Credo un nome a caso in chat perché prima c'era Mubot. Non so se mi è successo, ma va bene. Cosa succede? Cosa mi sta succedendo? Perché sto scendendo? Perché mi sto creando addosso ora? Event I am lost. You get beat, you die. Good luck. Oh! Oh! Cioè? Ah, you get hit, non you get beat. Ero di lost per qualche secondo. Ok. Per fortuna non ho colpito nessuno. Per fortuna.
Against my better judgment, controlla lui. Ok. Si può lasciare il piano, si può lasciare il piano, sì. Sì. Va bene. Deve esserci roba più figa. Per sacrificial dagger, va bene. È utile da avere perché mi dà difesa e danno, ma va bene. Perché no? Eternal Art e si va avanti. Curse of the Maze, un'altra maledizione. Ma che mi ha dato un bonus delle statistiche perché c'ho i bonus con le maledizioni. Sono spostati i maledetti. Ma no, ma come? Ok. Bene. Datemi un trinket. Cura di gappi per volentieri. Decisamente appaiono più casse. Chiaramente sì. Amnesia, che palle. Che palle. Ho mancato. Ho del collo. Ah. Fish head. Fish head è inutile, no? Ero con Mosceno nel colpito. Ok, mi tengo il coso. Qua posso utilizzare Hanged Man, però mi serve comunque un sacco di bombe. Che adesso non facciamo niente lì dentro. Anche se con amnesia probabilmente lo perderò, quindi... vabbè. Pure, va bene. Gandish. Perché così avaro? Perché così attaccate i soldi? Talmente tanto che vieni raffigurato nel gioco come... super grid, eh? Cosa mi serve a significare? Shot speed up, fog. Shot speed up. Non che sarà molto con questo... Oh! Titors, confuse all enemies in the room from Twitch mode. Ma è un oggetto attivo? È singolo uso e molteplici usi. Molteplici usi. Non è buono quanto che ho io. Mi ha dato Crow Hearts. Mi ha anche dato dei beats. Ah, se donate i beats mi date pure i power up che danno i beats. Ah, non lo sapevo. Andrà bene, grazie 100 beats. Crow Hearts. E danno bisogno quasi spirituali neri. Ah, huh. Interessante lui, ma non l'ho mai utilizzato. Figo. Molto figo. Oh. Cuore nero lo prenderei dopo. Secondo fanno danno. Pensavo morisse con la maledizione di Lost, dato che c'era scritto beat. No, 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 è scritto hit. E poi è finito l'effetto di Lost. Hai cercato di uccidermi con un singolo colpo. Non credo abbia tirato Dark Arts. Ok. Grazie, mi ha dato la Dark Arts, molto gentili. Quel cazzo sono di 4. Prego. Il fatto che con gli oggetti attivi potete farmi un oggetto attivo più buono con uno più negativo non mi piace come cosa. Dovrebbero farvi dare soltanto oggetti passivi, non anche attivi. Gli Aerofant addirittura. Minchia, quanta roba. Siamo a Tank Depth 1. Un po' inutile questo oggetto attivo, però meglio di niente. Uscita di tiro. Shot speed up. Oh, colpo di cricket, va benissimo. Let's go. Colpo di cricket, ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Ottimo. What the fuck? Sconfitto il boss.
Potete farmi iniziare la partita? Ma che significa? Ero al sesto piano! Avete troppo potere! Avete troppo potere! What the fuck? È troppo iniziare a entrare la partita! È già tutto che potete mandare a fine gioco! Ok. Siamo più a merda per... Dovremmo tornare al punto di prima abbastanza in fretta, però porca vacca. Zone delle cacche, direi di no. No. Ho fatto Crazy Doors. Nettuno o Mercurio? Nettuno. Ok. Ok, pure questo. The Pact, volentieri. Ok. Ok. Crazy Doors è assurdo comunque. Puoi abusarne un sacco di Crazy Doors potenzialmente. Faccio un sacco di roba. Faccio un botto di roba con Crazy Doors. Ok. Ho perso Venus. Ok, va bene. Finché non è Nettuno, va bene. Nettuno è fortissimo come ora. Poi siamo già stati, vero? Sì, ok. Devo controllare perché, sai, con tutto sto casino non ero sicuro. Ok. Neo Glasses? Questo voglio provare. I projectile dei nemici possono tornare indietro e colpire il nemico stesso. Sono curioso. Ok. Questo lo devo testare. Sono troppo curioso di Neo Glasses. M, Emma o quello che sei. Checco, addio. PJs inutile qua. PJs inutili qua, purtroppo. Inutili qua, purtroppo. Vabbè, li prendo comunque, sì. Prendo comunque. Flying Bananas! Ok, grazie delle banane, gente. Molto gentili. Continuano anche qua. Curse of Darkness. Non ideale, ma invece va benissimo. Ok. Thank you for the bananas. Ci potrò fare un sacco di cose con tutte queste banane. Tipo, fare danno a lui? Le banane... Ok, le banane fanno pure danno a roba a caso. No. Addio banane. Sono ricchi di potassio, fanno bene. Grazie mille. Sono contento che pensiate a... il mio ben volere, ben stare, ben... Benjamin. Triple shot... Va bene o mi rovina la run? Non lo so. Si può. Even we hate you. Cosa significa? Ah, le cose si avvicinano ma poi si allontanano. Ok. Oh, tutto mi spara anche. Ho visto bene? Mi ha fatto pure male. Ah, perché mi spara. Porca vacca. Ok, questo è tremendo. Questo non mi piace come effetto. È molto fastidioso. Che tutto mi può sparare a random. E le cose stanno lontane ma si avvicinano pure. Ok, è smesso. Ok. Negozio. Cronometro. No brainer. Purtroppo abbiamo PhD ma nessuna cosa utile. Va bene così.
perso una moneta. Vabbè. Non è la fine del mondo. Poteva andare peggio. Ok. Yes, volentieri. Abbiamo iniziato la run. What the fuck? Vabbè. Cotanger, buonissimo. Lacrime in più, volentieri. Genesi, direi di no stavolta. Non vorrei nessuno dei due, onestamente. C'ho già le chiavi intere? Però non lo vorrei, Genesi. Non vorrei neanche lui, in realtà. Vabbè, peccato per questo patto qua, perché è un po' inutile. Sif! No, what the f- Domanda, hai aperto il patto con gli angeli oppure no? Immagino che sia chiusa adesso. C'era un momento peggiore perché volevo attivast. Era un momento peggiore in assoluto. Di gran lunga. Potevamo avere la chiave completa con anche un pezzo di riserva, ma... No, ok. Va bene. Giù. Porca vacca. Monete, continua monete. Però money con spawner siamo molto forti. Volentieri. You get nothing. Ok. Con gli oggetti siete sempre comunque un combattimento tra more e less. E non riuscite a fare mai niente di troppo né negativo né troppo positivo. Volentieri. Vai, ne vale la pena, credo. Sì, ne vale la pena. Non che serva troppo, però ne vale la pena. Potevo anche utilizzare l'altro, ma... Ora ne vale la pena. No? Perché siamo al piano 3 con tutta quella roba di porca vacca? Ma com'è possibile che abbiate un tasto di reset da run? Ok. La cap, tears up. Ah, sono già al tears massimo. Peccato. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Se alla fine non lo prendo. Non riesco a colpirlo. Non so che effetto avete attivato. Va bene. Sono io mezzo glitchato. Event 5 spaces. Non so che significa. Ho ottenuto un oggetto. Nope. La cap. Let's go. La cap. Ok. Fai danni. Ok. Di nuovo pelle magica? È sfiga o si è attivato pelle magica in qualche modo? Cuore sacro, ottimo. Super hot, vuol dire che i nemici si muovono soltanto quando mi muovo io. Se sto fermo che succede? Va rallentatore, mentre mi muovo va più veloce. Ok, è super hot. Siamo in super hot, va bene. Oh, la build è incredibile, è fuori testa.
è più forte di così è difficile. Fammi una build. Ok. Quanto sono veloci i nemici? Non lo so perché continuano a non darmi le stanze giuste. Si rompe pure con l'effetto di Super Hot, come se fossero fatti di vetro rosso. Che figata! Che figo, ok. Sto sciogliendo le stanze, quindi non è che cambiasse molto, però. Il diavolo. No, mi tengo Hang. No, posso volare adesso, mi tengo il diavolo. Ok. Ho perso una bomba, va bene. Va bene, sì, va bene. Il negozio. Ok. Oppure un cuore rotto. Dove ho ottenuto il cuore rotto? Luck. Dove ho ottenuto il cuore rotto? Che mi è successo? L'avete rotto voi? Me. Oh. Lui è ottimo anche con l'X-Ray. Five Space. Ah, forse era Five Spaces che l'ha causato. Potrebbe essere. Che ha fatto diversi effetti strani. Gello è meglio del nostro, decisamente. What the fuck? Interstellar. Wow. Ok. Non devo finire nel buco nero? Non so cosa devo fare. È pieno di magic skin però che non le voglio. Se non fosse abbastanza veloce qua sarei già morto. Però non posso andare oltre qua perché c'è il buco nero in mezzo alla stanza. Ok. Che cazzo era? Mi faceva qualcosa o era soltanto danno? Boh, non lo so. Non ho idea, non importa. Boom, è finita. Thank you. Ok, grazie, boom, è finita. Crit Thunder. Sempre pelle magica. Vabbè. Non prendo neanche l'Eternal perché... Oddio, mi cura l'Eternal, forse? Forse mi cura. Twitch Art, adesso un cuore di Twitch. Ancora non so cosa faccio, ma va bene, grazie mille. Onestamente, cosa migliore che potevate darmi? Forse sì. Potrebbe essere la cosa migliore che potevate darmi. Forse un cuore normale andava bene, però... Posso andare anche a recuperare io. Ah, sei te. Siamo un po' uno spreco, però non voglio perderlo il Bonart. E qua ho sprecato una chiave per nessun motivo, perché non stavo pensando. Ok. Non ho mai visto comunque Neo Glasses funzionare. Ma ora che c'è una combo con quei due è ottimo. Cracked Crown è molto forte. Ah. Curse of the Labyrinth. Quindi quante stanze segrete ci sono qua? Quante ce ne sono? Ah, sono già pieno di soldi, inutile prenderli. Cracked Crown. Grazie. Cioè adesso c'ho ancora più statistiche in generale. Facciamo 16 danni con 3 di rateo, triple shot e... Siamo una bomba atomica. Siamo fortissimi. Porca di quella vacca. Devo provare gello, giusto? Non c'ho chiavi. Questo è il problema. Alta sacerdotessa, non mi serve. Secret. Dammi chiavi. Dammi chiavi! Il
Ok, il primo boss possiamo farlo anche. Possiamo tornare indietro tanto. Grumo di sangue, perché no? Comunque ancora nessuna chiave. Comunque ancora nessuna chiave. Oh, lo stinky cheese. Mi avete dato lo stinky cheese come oggetto. Come item passivo. Wow. Grazie, gente. Cosa fa il stinky cheese? Perché? Cioè, cosa fa? Fate un oggetto passivo che si vede la mod di Twitch. Logicamente. No. Comunque finalmente stiamo riuscendo a fare progressi rispetto a quando avete restato la run. Sono soltanto 15 minuti. Non devo sprecare chiavi in modo stupido. Continuo a utilizzare le chiavi nel modo sbagliato possibile. Vabbè, è XL come piano, in effetti. Domanda stupida a dire quanto è grande il piano. Ovvio che è grande. Oh, beh, ok, la prossima bomba non è la fine del mondo. Finché non ce n'ho estremo bisogno, prendo una bomba non è la fine del mondo. Ce l'ho ancora la Polaroid, ce l'ho ancora la Polaroid. Mi potrebbe andare anche la negative per sicurezza. Volentieri. Pudermi il naso. No. Invece sì. Invece sì. Quello lì doveva darmi un danno. Me l'ha dato 3.16. Da quanta multiplier abbiamo di danno. Grazie a Secret Art. Spariamo davvero delle bombe quando colpiamo i nemici. Sure. Più cose prendo, meno avete chance di prendermi la roba buona, no? Io sto utilizzando questa logica qua, sto cercando di prendere un po' tutto perché... Se ho troppa roba, non potete levarmela tutta. Beh, per adesso no. Sbagliato, non devo cambiare stanza. Ok. Quanti cazzo oggetti sto trovando? Sure, utilizzo anche. Ho solo cuori rossi però, che non è buono. Però. Perché in un modo o nell'altro ho raccolto finite robe che mi danno cuori, quindi. Posso fare. Yes, mother. 50 punti sto anno, no? Ora 100, l'hanno abbaffata, no? Era 100. Inizialmente 50, ora 100. Nope. Yes. La cacca volentierissimo. Quell'altro neanche morto. Event Tenet. Ok. Va bene. Meglio che niente. Wow. Tenet. Ho capito Tenet. Ho capito Tenet. Fin dove funziona? Oh, ok. Possiamo di nuovo giocare. A che serve? Ma che serve? Forse tipo 8 istanze con ancora dei nemici vivi ti può fregare? Non lo so, a che serve? Non l'ho molta capita questa qua. Valor, grazie per proprio 2 mesi. Thank you. Grazie mille. Potete levare un oggetto. Mi levate il... Third eye, va bene.
Che non è un... Beh, spariamo di meno in generale adesso. Ho più rate, ma comunque credo che l'output delle lacrime sia più basso. Vabbè, prima o poi dovete levarmi qualcosa. Da un sacco non vi usciva come opzione. Tanto posso volare qua dentro e prendere qualcosa? Range up. Speed up. Prendo danno. Ah no, perdo il Twitch Heart. Quindi il cuore blu funziona così. Il cuore viola funziona così. Sono un'altra layer di cuori aggiuntivi che può essere ancora utilizzata. Porca vacca. Facciamo il boss. Abbiamo buttato la fare dopo tutto. Si vede la che passa attraverso gli oggetti. Cursed. Ho tutte le maledizioni del gioco. Ok. Prendo la negative perché tanto abbiamo già la Polaroid, giusto? Sì. Ce l'ho la Polaroid, no? Guarda, la scorsa era la Polaroid. Tanto sono... Ovviamente ho preso la Rush. Prendo la negative comunque. E però c'ho tutti i cose. Potete levare la Polaroid voi adesso, vabbè. Ma se non so scegliere non faccio un cacchio qua. Ok, probabilmente sciolgo tutti, però non so cosa c'è lì dentro che avete fatto la curse. Quindi non la faccio. Ok. Meglio comunque avete fatto curse adesso che nel prossimo piano. Così adesso ci vedo. Ok. Ho perso PhD. Le pillole non saranno più sempre buone. Va bene. Credo di aver già utilizzato tutte quelle che mi servivano, quindi può andare bene. Probabilmente non ho più la cap, che è un peccato, però. La cap torna sempre utile. Con una pillola letteralmente infinita. Come uso. Non utilizzo mai il mio oggetto attivo perché siamo di un OP incredibile. Un boss, no. Sono solo forzieri. Non so se volevo quello lì. Però c'è la secret qua. Perfetta la secret qua. Comodissima. Era più comodo prima con il PhD con la stanza, ma va bene. Posso comunque sperare in un magic mushroom. Mi avete dato una chiave. Ok, grazie. Thank you. Speed up. Tommy e Palinuro. Viene già 48 ore. Non mi serve. Dov'è il boss? Sta di qua. Dai che ci ho azzeccato. Arriva Wizard col cavolo. Volentieri. Ho mente agitata e appena infortunato. Sono statistiche comunque. Ed è roba filler. Potete darmi roba? Potete darmi Pyromaniac. Porca di quella vacca, potete darmi Pyromaniac. Biglie creata in casale pandemia. Ok, volentieri. Pyromaniac, porca vacca. Sono immune alle esplosioni ora. Questa build è broken. Non credo mi serva nessuno di loro. Ah, pelle magica, va bene. Pelle magica. Ce l'ho ancora le chiavi, vero? Sì. Ecco. Controllo per sicurezza, ce l'ho ancora le chiavi. Ok. Ma in realtà sa che a questo punto è meglio fare questo.
Non mi serve a nulla il bone art così. Va bene. Siamo dove eravamo. Siete stati bravissimi lì, porca vacca. Cioè, è anche buono il lo sparare in una direzione, ma non so se si attivava con Nettuno, quindi... Non so se sarebbe funzionato. O era ancora più broken, o non cambiava nulla con quell'oggetto lì. Pelle magica ovunque. Tauros comunque mi rompe le balle. Flash bomb. Che significa flash bomb? No, flash mob. Perché la roba si muove opposto alla mia direzione? Cosa significa? Perché li muovo tutti nella direzione opposta a quello che faccio io? Cosa significa? Lancia il destino, sure. Un godhead, non chiedo molto, un godhead. Sarebbe stato carino. Ok. Possiamo andare sia su che giù, non cambia nulla. Io direi su, sì. Tanto c'è... No, me l'avete levata la Polaroid, no? Me l'avete levata la Polaroid? Non ricordo. What the fuck? Avete dato il PhD, non la Polaroid. Allora dovrebbe andare bene anche su. Ok. POV. Che POV è questo? Che cazzo di POV è questo? Che POV è? Oddio. Ogni stanza mi inverte i controlli in un modo differente. Ah. Fortuna che sparo ovunque e uccido tutto in un colpo solo. Ok. Potete levare un oggetto. Non c'ho neanche la mappa adesso. Perché non c'ho la mappa? Ce l'avevo prima o no? Non lo so. Il POV mi ha confuso molto. La cap volentieri. Velocità siamo ancora... No, non siamo ancora al massimo di velocità. Let's go. Speed. Ho perso Guppy's Tail. Va bene, va bene. Sì, dai, non è la fine del mondo. Tanto Guppy non lo faccio con trasformazione. Quindi non mi serve a lungo termine. Adesso ogni volta che entro in una stanza c'ho la trasformazione. Oh no. C'ho Tauros attivo ogni volta che entro in una stanza che sono troppo veloce. Quindi il gioco è semplicemente più lento così. Giusto? Sì. Meno 22 sub al sub goal. Sponsorizza a September. Sì, davvero meno 22 sub? Ah, davvero. Nice. Ok. Purtroppo nessuno mi ha droppato dei cuori normali. Tutti i cuori blu. Eccolo qua, rosso. Perfetto. E sono sempre vulnerabile. Libra. Oh, non è stato così male Libra? Poteva andare peggio Libra. Avendo statistiche così alte, mi sono abbassato il danno di un po' e aumentato il ratio a una quantità fuori testa. Avevo 8.3 di ratio, non so se ho mai visto in vita mia 8.3 di ratio. Solo che non posso provarlo, perché è sempre invincibile, perché c'ho Tauros di merda. Che minchiata sta cosa. Battuto. Potrei prendere tutta la perfezione. Da talmente tanti piani che non prendo danno, c'ho perfezione. Però Cracked Crown è meglio.
Ok. Vai. C'ho ancora la Polaroid, vero? Ok. Let's go. Pesci. Pelle magica. Lacrifagia. Quello lì. Yes mode è una trasformazione? No, c'ho già la trasformazione in madre. Però lo leviamo comunque dalla pool. Lacrime respingono i nemici. Sure, va bene. Lacrime rallentano durante il tragitto. Una volta ferme scoppiano le lacrime più piccole. Volentieri. Secondo me fanno un casino gigantesco queste qua. Secondo me esce un casino boia. Appena posso colpire i nemici. Sai. Appena ho la chance di colpire i nemici invece di essere sempre così. Stracchino, muori. Distrutto. Quello che non riesco a leggere. Sono tutti i nomi sovrapposti. Nerino Twitch, Tenebris. Povero stracchino, se lo meritava. Emerillion. Stoccaggio. Roger Neon. Nice. Mi avete messo un coso darkness? Cosa è successo? Belle ste lacrime, eh? Belle ste lacrime. Mi avete dato due monete. Ananas esplosivo. Mi piace sta canzone velocizzata. Non ha nessun senso. Non mi serve. In realtà è inutile che stia facendo sta cosa qua, però. Beh, smettiamo, è inutile. Nyx! Tartaruga, Cal e Nikki. Il fagatore. The Lost. Non ho letto l'altra. Troppo contorto come nome. Carla. MK2 Soldier. It's a me Victor. Non sto droppando però chest. Non è possibile. What the fuck. Grazie a Devil Rage. Ok. Continuano a uscire le solite cose. Prisoner. Schiaccia. Oddio. Oddio, se avete visto il vostro nome, buon per voi. Mi è finita invincibilità lì. Forse mi vado a curare giusto per non perdere il cuore, anche se non cambia nulla, però. Facciamo la cosa giusta. La cosa logica. A sinistra. Aiuto. Piccolione. Arcanga. Sacco da box. Scapegoat. No. Vabbè. Non è la fine del mondo. Mi avete dato il blanket. Che mi dà l'invincibilità contro il boss per un singolo danno quando incontro appunto un boss. E se non sbaglio qualche cuore. Ma il cuore non li ottengo così. Quindi mi dà abbastanza poco. Axolotl. Scappati troppo in fretta. Devo ucciderli io con le lacrime. Attenzione. E vabbè. Va bene. Sure. 9 di danno. Pretty good. Bilu. Omar. Moderatore morto. Dente di cane, va bene. Incredibile. Omar is fucking dead. Mosino, idea di oblio. Idea di oblio è un bel nome. Contagio. Volentieri. Ho perso una bomba. Vaso. Soulstorm. Comunque non mi sta levando patente nessun oggetto. Vi ha dato pochissime chance di farmi oggetti. Cosa verucosa. Ok.
Lo avevi fatto, andiamo da Satana. E dato pochissime chance per levarmi gli oggetti. Vabbè che sono pieno, quindi credo sia difficile che mi levate proprio quelli fortissimi e importanti. Ma comunque è strano. Ok. Wow, no, 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 no. Dai, Bill. Così però spero tutta l'invincibilità. Vabbè, non è la fine del mondo. Mikish, Mattia, Gamer, Lazy Cuoca. Bei danni. Bei danni, bei danni. Non male, non male. Earthquake. Pure il terremoto avete attivato. Ma che fa? Niente. Non lo so, cosa ha fatto? Non bisogna fare nulla al terremoto. Fa 100-100 di tipo terra, fisico, però, oltre a quello. Comunque, Mikish becca Satana. Mi farei un paio di domande su... Madonna, non ho mai ucciso così in fretta Mega Satana. The Void. Delirium. Ok. Sarebbe stato figo farlo, però. Capisco. Che casino. Porca vacca sarà forte quella gran lì. Porca vacca sarà forte. Mio Dio. Però è bello, mi sta piacendo un sacco questa cosa qua. Un'altra live almeno in questa modo voglio provare a fare. È super carino come... come mod. È interessante, ci sia anche la roba dei bits, roba simile, che e dei sub, che diventa praticamente un evento raro dove quando qualcuno lo fa puoi ottenere dei potenziamenti e roba simile, è figo. Ringrazio, sì, perché è Omar che mi ha ricordato che esiste questa cosa. L'avevo provato a fare anni e anni fa, ma non avevo capito come funzionasse, anche perché ho utilizzato un'altra mod di Twitch ed era meno buona rispetto a questa qua. E Omar me l'ha ricordato perché l'ha fatto, se non sbaglio, anche Delia di recente. Quindi per questo mi è venuto in mente di provare a farlo. Che casino! Però è assurdo che potete rollarmi l'intera run e portarmi una stanza random di tutti i piani. È assurda come cosa. Quella lì è una fregatura incredibile. Fregatura gigantesca. E le run sembrano durino meno. Sì, perché sono o più facili... o me le mi uccidete in fretta. È una delle due. O mi potenziate troppo o mi uccidete. Le mie retine. C'è un po' di casino sullo schermo. Anch'io ho gli occhi abbastanza stanchi. Chi vogliamo raidare per concludere? C'è Fro con Mario Kart 8. C'è Delia con una maratona. C'è Viking. Vogliamo raidare? Quando Gavir è corto. Soon, TM. Ovviamente posso riposare gli occhi. Dagli a sto punto. Lei cosa sta facendo? Sta facendo Lies of P. Domani portiamo Lies of P, gente, finalmente. Domani live di Lies of P dove proviamo il gioco. Stasera OBS ti spammerà di notifiche. In che senso? Per la chat attiva. Facciamo raid a Dei. Tanto abbiamo fatto, se sbaglio, l'altro giorno a Fro, quindi facciamo a lei. Se volete andare a Fro, andate a Fro. Ovviamente non è che vi obbligo a andare a guardare quello che decido io. Va bene, gente, ci vediamo domani appunto con Lies of P. Non so se domani esce in tempo appunto il video di l'anteprima di Mario. Ci sta lavorando Sora, ma dipende se lascia finirlo, ovviamente. Molto divertente, lo faremo di nuovo sta cosa, ma mi sono divertito un botto. Almeno un'altra live di questa mod la voglio provare a fare. Chissà quante cose possono ancora succedere, potete ancora fare eventi, oggetti della mod specifici, casualità strane. Può essere figo. Oh, oh! Non lo faccio da parecchio. Oh, oh, ricordatelo. Buonanotte.
Allora, panna medicina per l'allergia.